Cosa facciamo? Partiamo? No, beh, direi. Luca, fai l'onore di casa. Niente, allora il gruppo Tini ha deciso di presentare questa serata, di riproporre questa serata che abbiamo già proposto alla nostra sede un mese fa circa. Ringraziamo infatti l'ingegner Tosato per essere presente questa sera e spiegarci un po' l'intelligenza artificiale di cui tanto si sente parlare, che cos'è, che rischi corriamo, che benefici può portare alla società ed eventualmente degli sviluppi futuri che potrebbe avere. Vabbè, la parola all'ingegner. Siamo ospiti del comune di Levante Cervino, siamo qui la sindaca. E anche il vice sì. Allora, vediamo ancora se arriva qualcuno, però io di mestiere non faccio l'oratore, no? Fino a quando ho lavorato facevo l'ingegnere, mi considero un informatico e vi posso dire che ho vissuto, cioè ho fatto il pioniere del digitale, no? Oggi viene chiamato l'avvento del digitale nell'industria, io ho fatto parte di quelli che hanno costruito il fortino, no? Facendo una metafora con il Far West. Però non vorrei fare una presentazione, mi interrompete quando volete, vabbè, vediamo le interruzioni in senso compiuto in modo che partecipino tutti. Però cioè, dico questo perché anche a me interessa sapere come la pensate voi, cioè, non è una comunicazione unilaterale e credo che sia anche l'atteggiamento giusto verso l'argomento, perché è un argomento molto vasto, no? Cioè, e oggi ci stanno dicendo o ci stanno facendo passare per intelligenza artificiale tutto quello che è una ricaduta dell'intelligenza artificiale. Però in realtà dobbiamo capire che cos'è o cosa potrà essere, non tanto, cioè faccio l'esempio banale, no? Io uso Alexa e ho sentito in un talk show che Alexa è un'intelligenza artificiale. Sì, cioè sicuramente nella costruzione o nella definizione del prodotto hanno utilizzato, come dire, le esperienze che hanno fatto, ma il fine. Sicuramente il fine non era quello, ma in secondo luogo quella, vabbè, sì, è un dispositivo, un'apparecchiatura, un prodotto, una cosa che possiamo dire educativa o disoccupativa, comoda o non comoda, ma non è fondamentalmente un'intelligenza artificiale. Cioè questo prendetela anche come una posizione puramente personale, no? Cioè io ho l'impressione che, cioè,
cioè, la bolla si sia anche un attimino ingigantita, però attenzione, cioè, è vero che c'è un futuro che dobbiamo cercare di capire, questo sì, perché gli annunci che danno, non attualmente, ma gli annunci che stanno arrivando da chi ci sta lavorando, dicono che fra 3-4 anni l'intelligenza artificiale esisterà e quella roba lì effettivamente potrebbe cambiare la vita di tutti. Cioè, quindi l'argomento è un argomento, come dire, sensibile. Andiamo avanti? Allora, poi direi che cominciamo, poi chi arriva tardi se la grazie. Allora, io credo, vabbè, là in cima avete visto, c'è cioè, la mia mail, se qualcuno vuole poi avere le dispense mi mandate una mail e io ve le giro per posta elettronica. Vabbè, non è difficile ricordarselo, a chi gli viene in mente cosa vuol dire quel 1953? Non è così tanto difficile. No? Allora, mi sento di iniziare con questa cosa che vi chiedo di leggere, perché, vabbè, ripeterla, poi fondamentalmente sì, è utile fino al punto in cui si dettaglia. Ma questa Daniela Tafani è una professoressa, io ho preso diciamo quello che c'è sul frontespizio, vengo qua dalla Torino, mi ha detto, del suo curriculum praticamente. L'ho trovata una persona decisamente interessante e direi anche un attimino forse più pessimista di come vedo io la cosa. Cioè, lei, se qualcuno vuole ricordarsi il nome, si può andare, no? Ormai internet lo usiamo tutti, andare a vedere cosa dice o cosa ha fatto in qualche conferenza. Secondo me va giù veramente dura con questa cosa. Però sull'argomento, ne parlavamo prima, oggi il Parlamento europeo ha votato per la prima volta al mondo una legge che cerca di, come dire, mettere dei confini a questa cosa. No? Questo vuol dire che comunque l'argomento è un argomento, diciamo, delicato. Poi sul fatto che gli stati non intervengano mai prima e arrivano sempre dopo, e qui andiamo nella discussione politica non ci interessa. Scusate per la voce, ma sono un po' così. La parte quando io dico altri è invece una definizione classica che si ha di intelligenza. Attenzione che stai facendo. Allora, è interessante quello che è scritto in azzurro, no? Cioè, in realtà questa benedetta intelligenza, quindi qui qua forse rispondo alla domanda che mi aveva fatto uno degli ospiti di stasera, cioè qual è la differenza tra un dispositivo tipo Google, no? Quando noi abbiamo una domanda e andiamo a risolvere o avere una risposta, cioè il problema è che Google non è attivo nella nostra vita, invece l'intelligenza artificiale prende decisioni o prende provvedimenti, no? Il classico esempio di intelligenza artificiale è questa professoressa, non a caso se avete letto la cita, è l'auto guidata automaticamente, no? Cioè, per guidare un'auto non basta un dispositivo meccanico, bisogna prendere delle decisioni. Il problema è che la Tesla dice: ah, se c'è un incidente, noi a un secondo dall'incidente scolleghiamo l'intelligenza artificiale, quindi è colpa mia. Beh, il problema è tutto lì, cioè, se volete, no, ridotto in, diciamo, in maniera quasi comica o comunque non giuridica, no? Cioè, il problema è proprio quello, no? Cioè, se io guido, faccio un incidente, ammazzo una persona, è colpa mia. Ma se io non guido perché è un dispositivo automatico guidato dall'intelligenza artificiale, poi succede che muore una persona, è comunque colpa mia. Adesso proviamo a vederlo anche dal punto di vista di quello che costruisce la macchina, no? Cioè, se non puoi intervenire tu che sei su, non so. No, loro, cioè, voglio dire, io non ho la Tesla, non so se qualcuno di voi ce l'ha, però
so che qualcuno l'ha già applicata, no? Al di là del fatto che alcuni stati, ad esempio americani, l'hanno proibita, no? Quindi cioè, ci hanno raccontato che l'intelligenza artificiale fa tutto, no? Oggi nel 1923 o 1924. Di fatto alcuni stati americani hanno proibito l'uso della guida automatica delle macchine. E non è un, secondo me non è una cosa da poco, no? Ma comunque sia, nel contratto c'è scritto che in caso di un evento di un sinistro, a un secondo dal sinistro, l'intelligenza artificiale, la guida automatica si sconnette e quindi il guidatore sei tu. Perché però in teoria tu puoi anche intervenire prima, cioè tu puoi intervenendo se tu hai comandi, se ti accorgi che c'è qualcosa che non va. Cioè non entriamo nel caso giuridico, cioè, perché però la spinosità dell'argomento è questo, no? Quindi a me è piaciuto, ed è per questo che ho preso quel pezzo lì, perché dice è comunque, diciamo, una macchina, no? Semplifichiamo la cosa in termine macchina, no? Di un meccanismo che però prende decisioni al nostro posto. Quando noi guidiamo, nessuno ha la mente confusa o stanca perché guida, no? È un meccanismo quasi automatico, però stiamo usando l'intelligenza, e pensare di avere un dispositivo che fa questa cosa è veramente il salto di qualità della nostra, diciamo, dell'attualità, di quello che è l'argomento di cui stiamo parlando fondamentalmente. Sono riuscito a darmi l'idea diciamo dell'intensità della cosa. Allora, partiamo da una cosa, da questa premessa. È una rivoluzione tecnologica, oggettivamente lo è, quindi quando dicono è una rivoluzione tecnologica è un po' come, io credo che si possa in qualche maniera paragonare all'avvento della macchina a vapore, no? Lo so, voglio dire, chi è, vabbè, per reminiscenze scolastiche, no? Però nel Settecento, quando si è cominciati a usare la forza meccanica, no? Si è capito che la si poteva governare, no? E quindi si potevano fare moti alternativi, è nata quella che è l'industria moderna, no? Quella in cui viviamo noi. Beh, cioè, provate a pensare che cos'era prima e cos'era dopo a distanza di, diciamo, di 20-30 anni, no? Io ho letto, forse durante le vacanze di Natale, perché è stato uno dei regali di Natale della moglie, ho letto il libro di Ken Follett, quello dell'anno scorso. Beh, lui, cioè, secondo me ha centrato l'obiettivo, no? Racconta di questi personaggi che vivono esattamente in quel momento di transizione. Questo qui, per altri motivi, assomiglia a quello lì. Cioè, noi siamo in un momento di trasformazione che probabilmente il mondo visto da fra 30 anni ci sembrerà una roba sua. Quindi la rivoluzione, diciamo, dire che è una rivoluzione tecnologica non è dire fare un'affermazione falsa, però c'è un però, no? Che cos'è la parola rivoluzione? Rivoluzione, se la andiamo a leggere sul vocabolario, ha due cose: o è il moto della Terra intorno al Sole, comunque, diciamo, è una rivoluzione nel senso che è una rotazione continua e ciclico, oppure la rivoluzione è quella di ottobre perché è comunista, la rivoluzione industriale perché è comunista, cioè, oppure la rivoluzione francese, no? Non è 1789. 89. Cioè, voglio dire, un momento in cui una classe sociale, diciamo, si sente compressa, repressa, non considerata, e prende e butta tutto per aria, no? Questa qua non sembrerebbe né l'uno né l'altro, perché sicuramente la rivoluzione come rotazione no. Beh, per esempio fa pensare questa cosa, no? Se volete, questo è un pensiero di questa signora Taffarelli, no? Dice, ma perché ce la stanno presentando come una rivoluzione quando la parola rivoluzione non ci azzecca molto? Cioè, questi ci stanno dicendo, e credo dalle chiacchiere che abbiamo fatto prima con qualcuno di voi era abbastanza evidente, secondo me. Cioè, ci hanno già proposto un qualche cosa che sarà così.
ma cosa c'è di rivoluzionario in una roba del genere? Questa è la domanda che io voglio sottoporre. Cioè, sembra più, come dire, un'operazione da fattocchiera, no? da futurologo, no? in qualche maniera. Se a mio giudizio qui sotto c'è qualche cosa, come dire, di un tantinello losco. Comunque, diciamo che diventerà proprio una rivoluzione, nel senso che forse non esistono dei precedenti storici in cui la forza economica, e guardate, io poi in fondo come allegati, per chi magari le vuole, io sono andato a caso a cercare alcuni, cioè la situazione, come dire, borsistica o una quotazione economica di alcune di queste aziende, ne ho prese credo 4, ma puramente casuali, cioè sono numeri che fanno impressione, sono numeri, cioè non stiamo parlando che l'intelligenza artificiale è fatta dal Albert Racconto del signor Bill Gates che in un garage sviluppa il sistema operativo DOS, no? Cioè questi partono con miliardi di dollari, cioè oggi un investimento in intelligenza artificiale vuol dire mettere sul tavolo qualche miliardo di dollari, cioè è una roba grossa, no? Quindi se da un lato possiamo anche giustificare il fatto che loro ci dicano ma noi siamo i più bravi del mondo, no? Perché chiaramente perché si investono cifre del genere, no? Ci deve essere necessariamente un tornaconto. Io arrivo anche a giustificare questa cosa, comunque è nelle regole del gioco nostre. Però è il fatto che ci dicano già quale sarà il risultato, secondo me lascia qualche come dire, dubbio, no? Diciamo che questo è comunque un preambolo. Diciamo che iniziamo invece con argomenti, cioè giusto per collocare il contesto. Cioè, di intelligenza artificiale per la prima volta al mondo si è parlato nel 1950. Io ho messo la foto dell'attore, per chi ha visto il film, immagino che l'abbiamo visto tutti, no? Il famoso Imitation Game, no, film bello, prodotto, non ci interessa. Sapete il titolo Imitation Game che cosa vuol dire? È il nome che quel signore, a cui secondo me tutti dobbiamo togliere il cappello, perché è uno dei grandi della storia dell'umanità, a lui aveva detto Imitation Game è il test per capire se una macchina è intelligente. Come si fa a capire se in una macchina c'è intelligenza o non c'è intelligenza? Voglio dire, se qualcuno è interessato possiamo anche provare a capire come lui l'avesse pensato, e credo che sia ancora un argomento valido, che è un po' quello, un'altra domanda che mi è stata fatta, ma come facciamo a capire se una cosa arriva da un'intelligenza artificiale o meno, no? Quel signore lì, prima ancora che si parlasse di intelligenza artificiale, vabbè, il film, per chi se lo ricorda, lui ha lavorato sulla decodifica del cifratore dei nazisti, no? Beh, diciamo, probabilmente era nel contesto, e prendetelo come un inciso, lui usava un calcolatore che non era fatto, cioè al di là del fatto, diciamo, se era fatto lui o la sua squadra, comunque semplifichiamo in una persona, non era comunque fatto, l'elaboratore che lui ha usato era comunque un qualche cosa ancora, diciamo, un passo indietro rispetto a quello che oggi è un elaboratore. Perché anche questo c'entra poco con la chiacchierata di questa sera, però mi sento di dirlo come risultato della mia analisi. Chi ha definito la struttura degli elaboratori, cioè queste cose qua, perché adesso abbiamo tutti in tasca, ma quello ne è un altro esempio, diciamo, per chi lavora nell'industria, la macchina elettronica, eccetera, eccetera, è stato von Neumann, che era il matematico
che si è occupato dei calcoli per la costruzione della bomba atomica, quella di, diciamo, è diventata famosa con Hiroshima e Nagasaki. Beh, diciamo, ci siamo già spostati, no? O comunque, diciamo, erano contemporanei, no? Cioè, Turing lavorava per gli inglesi e stava facendo soltanto un lavoro di pura matematica, quell'altro ha capito che per fare i conti che servivano per imbrigliare questa benedetta reazione atomica servivano delle macchine fatte in una certa maniera, diciamo che anche von Neumann, secondo me, ha definito come sarebbe stato il calcolatore, ed è stato così fino ai nostri giorni. Questo è un altro argomento, i prossimi calcolatori saranno ancora così? Boh, non lo sappiamo, e forse anche l'intelligenza artificiale da questo punto di vista, se fosse una vera intelligenza, potrebbe avere un effetto non indifferente. Cioè, lei, cioè, se volete, questo è il meccanismo dell'intelligenza. Se io sono intelligente e ho un problema da risolvere, mi guardo attorno e dico, ma gli strumenti che ho mi bastano? Se non mi bastano, me ne costruisco un altro. Questa è intelligenza. Cioè, vi do dei ragazzi, permettete il gioco di parole. Cioè, questa cosa qui ancora non c'è, però potrebbe esserci. Questo è il tema. Oggi non c'è. Ci stanno già raccontando che c'è e non è vero, però se riescono a chiudere il cerchio, poi vabbè, è il caso, votiamo a favore, votiamo contro, cioè io non credo che potremmo essere determinanti, però secondo me il quadro della situazione è questo qua, cioè l'esigenza, come dire, economica, poi magari andando avanti vediamo che è anche molto più contabile, no? Diciamo, è un problema quasi di cassa, no? Come se fosse un negozio, li porta a dire queste cose su quello che è oggi l'intelligenza artificiale. Però contemporaneamente è vero che hanno aperto, come dire, una specie di vaso di Pandora, no? È uscito un genio nella lampada, quale sarà il risultato di questo lavoro? Cioè, non lo so. È vero che loro ce lo stanno già proponendo come finito, no? Non è così, però potrebbe comunque essere una cosa importante. Vado avanti. Allora, Turing, diciamo, ancora ci togliamo un cappello, cerchiamo di ricordarselo come nome, no? Perché vabbè, tutti sappiamo che Einstein, cioè ci sono nomi molto, molto, diciamo, famosi, no? Nella storia della scienza anche moderna, ma secondo me Turing non è tanto conosciuto, però secondo me nell'argomento intelligenza artificiale, diciamo, lui è quello che aveva intuito il problema. Nel 56 nasce la definizione Artificial Intelligence, cioè viene usato questo acronimo in un processo scientifico, e poi al di là di un effetto, no, possiamo immaginare, no, tutte le università che si sono più o meno sbizzarrite sulla novità, ci sono stati di mezzo 20-25 anni di niente, no? Cioè, io ricordo, mi sono laureato nel 78, sì, diciamo, nell'esame o negli studi di programmazione qualche cosa era stato fatto che assomiglia a quella definizione dei sistemi esperti, però era una roba, cioè, che non aveva, come dire, l'impatto di questi giorni. Diciamo che ai tempi sì, però ma anche in università, cioè io ve lo dico come esperienza, il tema, l'argomento di questo mio lavoro era una macchina che costruisce automaticamente un prodotto, cioè che assembla un prodotto, diciamo, verrà programmato con un'iterazione, no? Dice, prendi questa cosa, mettila sopra l'altra, avvitala, chiudilo in morsa, cioè ve la sto ovviamente inventando, ma capite, no? E questa cosa va avanti fino a quando la macchina ti dice il prodotto è finito, no? E se volete, io ho cominciato a lavorare di vicino e da diciamo fresco di laurea vado da Piticino,
e scopro che da Viticino ogni secondo e uno emetteva una presa, cioè produceva una presa diciamo dalla corrente imballata e collaudata, un secondo e uno, sto parlando del 1980. Allora il tema per me era: ma se la macchina che la monta a un certo punto non riesce a finire il lavoro, che fa? Cioè questo era il tema che non è, cioè come problema non è un problema semplicissimo, cioè uno dice smonto, ma non è mica detto che quel lavoro al contrario si possa fare. Poi il lavoro di chi insegna la macchina, diciamo i passi, deve tener conto anche di tutti gli svantaggi, ma non riusciamo a pensare a una macchina che siccome fa sempre lo stesso lavoro riesce a interpretare cosa deve fare per uscire da una, diciamo, da un trauma, no? Da una situazione critica. Chiuso la parentesi e poi vabbè, mi serviva a prendere il punto di programmazione ed è finita lì, no? Però sì, cioè, c'erano queste cose, ma non c'era sicuramente, diciamo che mancavano le risorse. Nel frattempo sono arrivati gli elaboratori, cioè io all'università per fare il mio programma avevo un pacco di schede perforate a questa maniera, no? I PC non esistevano ancora, i portatili non esistevano, le fabbriche non avevano calcolatori, la PDC non aveva il centro di calcolo a Lomazzo che io non ho neanche mai visto, no? Perché era una specie di, come dire, di mostro sacro, una specie di mecca enorme. E poi, vabbè, cioè, diciamo che gli elaboratori sono diventati delle macchine alla portata di tutti, ma soprattutto si è alleggerito molto il costo, diciamo, unitario di elaborazione, per cui nascono questi sistemi che sono il machine learning. Il machine learning è il concetto: siccome io riesco a mettere nel calcolatore tante informazioni, posso pensare di fare delle correlazioni per reinterpretare queste informazioni. Cerco di spiegarmi con un esempio. Noi oggi, ma anche prima, no? Guarda, per sapere la temperatura guardiamo il cellulare, okay? Ma se il cellulare ci dice che all'onate Cipino in questo momento la temperatura sarà di 11 gradi e mezzo, no? E poi se faccio un collegamento con Castiglione Rola mi dice no, sono 11 gradi, cioè vuol dire che comunque ci sono in giro una miriade di sensori, no? Che nel caso particolare sono le centraline meteorologiche. Allora, l'idea del machine learning è: facciamole elaborare tutte queste centraline, accumuliamo i dati e poi noi facciamo dei ragionamenti, riusciamo a fare dei ragionamenti a posteriori su questi dati, cioè che credo il termine correlazione sia il termine più giusto, no, in italiano, cioè riesco a legarle. Quindi, per esempio, no, nell'esempio banale che vi facevo, riesco a capire che Castiglione Rona ha sempre mezzo grado di differenza con un altro Cepino, no? Vabbè, cioè, ci arriviamo tutti perché ovviamente è un problema di altimetria, no? Però non è detto che questa correlazione di cui mi accorgo sia predeterminata o io riesca, sia in grado di predeterminarla. Cioè il machine learning ti dice: oh, attenzione, c'è sta cosa qui, ma proviamo un po' a ragionarci sopra per capire, no? E quindi all'inverso arriveresti alla considerazione sull'altimetria. Sono riuscito a spiegarmi. E questo ha senso solo, secondo me, perché qualcuno ha detto: ma tutti questi dati che ci sono in giro per il mondo, proviamo un pochettino ad adattarli e cercare di sfruttarlo. Nel frattempo, nel 97, l'IBM ha battuto Kasparov, cioè una macchina ha battuto il più grande campione di scacchi del momento, e credo che sia una maestro importante. E anche qui, dal 97 a oggi, che vabbè, lo possiamo racchiudere in quel 2020, che è ipoteticamente, diciamo, che la data di nascita dell'IA, c'è stato il web che è stata una cosa importante, visto che non è nata per fare questo, cioè
la storia di internet o comunque di questo sistema di comunicazione non è legato all'uso che ne facciamo oggi, quindi anche quella è stata una rivoluzione nel senso che vi dicevo prima, e quel data science che non è né più né meno che un ulteriore appesantimento, approfondimento dell'idea del machine learning, cioè fondamentalmente oltre alle correlazioni si sviluppano tutta una serie di studi di tipo matematico e statistico per dare ancora più significato a queste correlazioni che si osservano dai dati. Allora, prendete il mio esempio meteorologico, no? Lo sappiamo tutti che ci sono in giro tanti sensori di temperatura, no? E anzi, addirittura potremmo dire che oggi già questa, per altri motivi, può fare da rilevatore di temperatura. Okay? Cioè, il web ha detto, ma l'archivio, cioè diciamo, i dati da cui partono, sono diventati diciamo esponenzialmente più grandi, no? Cioè se prima erano 1000, automaticamente col web sono diventati 10 milioni, no? E continuano ad aumentare, e sono nati nel web per esempio Google, no? Cioè i motori di ricerca, che sono sì effettivamente l'antesignano di quello che sarà l'intelligenza artificiale. Il problema lì sotto, cioè, se, in realtà cerco di comunicarvelo anch'io a sensazione, perché poi anche i miei mezzi conoscitivi sono quelli che sono, però fondamentalmente prende molto piede la statistica, cioè non si guarda più, se io cerco delle correlazioni non posso dire che siccome quello è rosso, quello è verde, quello è giallo, cioè le informazioni sono talmente tante, talmente disparate, per cui devi farne un'analisi statistica. Cioè la statistica è, primo, matematica pura, cioè il mondo oggi è in mano ai matematici. Avete dei figli? Io vi consiglio, se vogliono fare il medico magari anche no, ma se uno deve andare a studiare, secondo me è matematica. Cioè, è un mondo che a noi miseri mortali, non mi metto anch'io nel consesso, cioè non ci appare così evidente, però cioè, quello, ad esempio, l'intelligenza artificiale è solo matematica, cioè quindi il mondo è non governato, però chi decide di più, che è più, come dire, fondamentale per questa cosa, è come scienza, è la matematica, e addirittura quella branchia della matematica che è la statistica. Vabbè, diciamo, cercando di fare delle cronistorie, vedete che ho aggiunto quella cosa che probabilmente io l'ho aggiunto volutamente, perché questa impressione rispetto alla prima esposizione, no? Che vabbè, ma sì, ma le intelligenze artificiali ci stanno già, tra virgolette, massacrando oggi, no? Ma sì, possiamo anche accettarla questa cosa. Però ragazzi, quello che farà è quella lì, cioè non sarà l'IA, ma sarà la AGI, che sta per Artificial General Intelligence. Quella sì che potrebbe essere il momento in cui hanno fatto, che cos'è l'intelligenza artificiale? Diciamo che è un programma. In realtà anche questa definizione, che è un programma, non è completamente giustificato, però diciamo è un software, no? A cui tu fai una domanda e lei non è indirizzata, cioè oggi le intelligenze artificiali sono specializzate, cioè io hanno messo a posto, non so, chi vuol dirmi un'intelligenza, se dico intelligenza artificiale proviamo a vedere tra di voi cosa mi viene. Mi dica, se diciamo intelligenza, se io le dico, mi fa un esempio di intelligenza artificiale? Il prevedere per esempio che tempo farà fra 7 giorni, cioè mettere insieme tutta una serie di dati, quindi, che diciamo, viene elaborato. Come settore, diciamo, la meteorologia, cioè. Ma sicuramente tra le altre cose quello lì è uno
uno dei campi in cui la famosa matematica statistica è stata applicata per prima, no? Cioè, oggettivamente non so se esiste un'intelligenza artificiale, però diciamo che esiste l'intelligenza artificiale che gli dico, cioè io non devo fare solo fatica, devo solo fargli delle domande, ma nel fondo vale, cioè al buzzonello, no? Per chiedere un attimo sa che cos'è, ma domani che tempo farà, no? E quello mi dà la risposta. È una roba che, cioè, se uno risponde a una domanda, beh, dire che non è intelligente mi sembra anche dire un'eresia. Però se poi gli dici alla stessa intelligenza artificiale, ma mi dici chi vincerà il campionato? E dice no, scusa, io di queste cose non so niente. Cioè, il problema è che quella lì del 28 invece sarebbe l'intelligenza artificiale che effettivamente guarda tutto quello che è noto sul, diciamo, sul web, o comunque sugli archivi degli elaboratori che sono connessi, e ti dà una risposta. La risposta su base statistica. Bravissimo. Questo è il punto, questo è il punto che secondo me dobbiamo capire. E credo che probabilmente, come ti chiami? Mirko, vabbè, poi me lo dimentico il nome. Però credo che questo sia un aspetto importante da capire nella sua potenzialità, ma anche nella sua pericolosità. Cioè, potenzialità nel senso che non può essere, non sarebbe comunque una risposta vera o falsa. È questo forse il senso che tu volevi dare a questa cosa. Certo, questo è un punto, secondo me, chiave della discussione. Cioè, non aspettiamoci mai dall'intelligenza artificiale che lei ci dica una cosa giusta, come siamo abituati a pensare noi. Ci darà una risposta che è statisticamente giusta. In base anche a come è stata formata la domanda. Questo potrebbe anche essere, vabbè, molto banalmente, mi è capitato di recente di vedere una fiction, magari seguite anche voi, Doc, sulla finzione chiaramente, no? Hanno simulato un episodio in cui praticamente proponevano un software per fare delle diagnosi. Ed è stata fatta una sfida con l'equipe invece di medici reali per vedere chi sarebbe arrivato prima alla soluzione, a fare la diagnosi corretta per poi procedere alla terapia così. E alla fine, tra virgolette, ha vinto l'equipe perché comunque, cioè, nel senso, la macchina era riuscita a individuare la diagnosi. Però non ha completato perché comunque l'intelligenza umana è arrivata ancora una domanda formulata meglio. E quindi anche lì, allora, c'è un limite. Provo a dare spazio a Mirko con filosofia. Lui ha detto attenzione, perché la risposta è una risposta giusta statisticamente. L'altra è, il problema è, cioè, non leghiamoci tanto al termine artificiale, ma stiamo più attenti a che cosa vuol dire essere intelligenti. Cioè, non so. Io credo, non l'ho visto questa cosa, però ho capito qual è il discorso. Cioè, quindi, vabbè, nell'esemplificazione della fiction, poi in realtà vince l'uomo perché è più intelligente della macchina, no? Beh, oggi credo che questo si possa anche dire, come del resto, in termine quale filosofico, ma può essere che il costruttore diventa più stupido della sua creatura. Cioè, io credo che sia questo problema, comunque ce lo pongono spesso in talk show, no? È un problema mal posto. È un problema veramente strano questo. No, scusami, ma provo a finire questo ragionamento. Cioè, il problema non è se il creatore è superiore alla creatura. Il problema è, ma siamo tutti creatori? No, questo è il problema. Cioè, continuamente passiamo, no, dal piano, diciamo, del creatore al piano del combustibile delle macchine, no? Cioè, che se volete è un po' sempre tornando alle fiction, l'idea di Matrix, sì, no? Vabbè, forse non era tanto che... No, ho capito. Che vincesse l'uomo rispetto alla macchina, anzi, cioè, era chi sarebbe stato più veloce, però anche la macchina è arrivata qua alla stessa...
alla stessa conclusione. Soluzione, ma dopo che è stata riformulata la domanda in un'altra maniera. Allora, vabbè. Ed è lì che sta l'intelligenza dell'uomo, nel capire poi la sottigliezza del... Diciamo, vabbè, per cercare di tornare in carreggiata, cioè quello che io sostengo è che oggi le intelligenze artificiali con cui abbiamo a che fare, ed è vero che sono anche tante, no? Perché ci sbattiamo, come dire, ormai sono tra di noi, no? Beh, insomma, io dire che sono intelligenti, o qualche perplessità ce li ho, cioè nel senso che un iperspecializzato, cioè, non so, provo a trovare delle metafore se ci riesco, ma cioè, io non sono capace di fare lo spurgo di casa mia, ma quando chiamo quello che mi ha pulito le tubazioni, cioè senza mancare di rispetto al lavoro di nessuno, ma non posso dire che è arrivato Dio, no? Cioè, voglio dire, è semplicemente qualcuno che mi ha risolto il mio problema contando sulla sua specializzazione. Secondo me il rapporto che noi oggi dovremmo avere con queste cose è un po' questo, no? Fondamentalmente. Però c'è quel problema, no? Il creatore è il famoso matematico, quello che ci ha messo i miliardi di dollari, no? E noi in questa partita, cioè noi come singoli cittadini, che gioco giochiamo? Beh, però adesso mi è venuta a mente, ascolto, una riflessione. Se prendiamo ad esempio, viaggiamo in macchina usando Google oggi, no? Cioè, credo che sì. No, dobbiamo andare in un posto nuovo. Perché è comodo, è lungi. Ormai è diventata un'abitudine. Non ti va più Google, non vai più da nessuna parte. Cioè, nello stesso posto non ci torni. No, il discorso è questo qua. A furia di usare queste cose ci porta via noi. Hanno più i nostri giovani, non hanno. Poi l'intelligenza sarà intelligente, ma non dobbiamo Cioè, no? Quindi è vero, no? C'è questo problema. Può essere un metodo per portare in una direzione. Una volta che sei uscito dalla tua strada. Ho capito e credo che più o meno siamo sì, possiamo essere tutti d'accordo. Questo potrebbe essere il rischio che i nostri giovani magari avranno un'esperienza tale, però nelle banalità. I nostri giovani non vanno neanche a Varese da soli. Io ho notato più di una volta che dei ragazzi mi chiedevano a me dove era il numero di un'abitazione. Allora ho dovuto spiegarle che a destra c'è la base non c'è più, capito? Perché se usi questi telefonini. Cioè, credo che la prendo così, no? Sintetizzo, dice, ma cioè, qui stiamo bene, siamo in un buon clima, ci vediamo. Se manca l'energia elettrica, cosa succede? Non siamo neanche capaci di uscire da questa stanza perché probabilmente dalle scale ci facciamo anche del male. Cioè, questo rischio c'è oggettivamente. Però se parliamo di questo, sull'intelligenza artificiale, secondo me, cioè, non parliamo di qualche cosa di particolarmente nuovo. È già così, no? Okay, però frega la massa, cioè porta via troppa gente. Sì, io insisto con quello che dice, cioè il problema secondo me Mirko ha messo il titolo, cioè io prendo il famoso esempio banale della statistica è, cioè siamo 60 milioni di italiani, vengono mangiati 30 milioni di polli all'anno e si dice che ogni italiano mangia mezzo pollo. Ah, io non mangio il pollo, no? Cioè, che razza di risposta è? La risposta statistica esatta è mezzo pollo a testa. Insisto perché, voglio dire, mi hai preso bene all'anno, no, su questo argomento. Praticamente si basa solo sulle statistiche. Ma ci portano a dire che quella invece è la verità. Questa è la fregatura, no? Se ti convincono che quella è una risposta vera, non è statisticamente vera, ma è solo vera, noi siamo fatti. Ma perché questo di quello che dicevi prima dipende dall'intelligenza di chi usa la macchina, non dall'intelligenza della macchina. Io ci sto provando, cioè in questa cosa qui
accetto questo, questo prendiamo. Io lo vedo nel mio lavoro. È andata a lavorare. Io lo vedo nel mio lavoro. Io ho iniziato, quando ho iniziato anch'io all'epoca, facendo calcoli strutturali di cementi armati a mano, li facevo e se c'era qualcosa che non andava nel risultato me ne accorgevo. Se sentivi che suonava male. Ho notato che adesso invece col calcolatore il risultato è dato per buono, tanto è dato per buono e nessuno più, però il risultato è buono, io continuo a dirlo che lavoro con me, ma il risultato è buono se tu hai messo i dati buoni. Se tu hai messo un solo dato che non è buono, il risultato è buono. Va bene. Però è stata l'intelligenza di chi le usa. Proviamo a tirare avanti un pezzettino, se non poi alle tre siamo ancora qui. Però io lo vedo come il punto, come dire, culturalmente chiaro questo, no? E mi sento di aggiungere, no? E qui do ragione alla signora della prima pagina, cioè lei è, diciamo, è, fa questa affermazione, no? Che ci provo a sintetizzarla. Ma se il rischio è così tanto, perché glielo lasciamo fare? Perché la scienza non si può. Perché la scienza non si può fermare. Penso che nessuno possa adesso toccare il meccanismo. Io non è la scienza. No, no, è la volta che l'ha scoperta. Va bene. Non si ferma. Facciamo. Io volevo arrivarci per gradi, no? Cioè, abbiate pazienza. Questa è una cosa importante. Cioè, comunque l'intelligenza artificiale sarà una simulazione dell'intelligenza umana. Cioè anche questa è una cosa importante, che non ce la stanno mettendo così. Cioè io mi permetto di accendere una lampadina che lampeggia. Provate, cioè dopo questa nostra chiacchierata, provate ad ascoltare un talk show in televisione. Non ti dicono che quella lì è una simulazione dell'intelligenza. Ti dicono che quella è un'intelligenza. Cioè, vabbè, diciamo per comodità di esposizione non stanno a mettere tutti gli aggettivi. Vabbè. Però è interessante, almeno cerchiamo di capire che cos'è una forma di intelligenza che è tipicamente umana, no? A me, voglio dire, io questa esperienza l'ho fatta con il mio nipotino, no? E tra l'altro secondo me la mia storia calza molto bene con questa cosa qui. Cioè tutti abbiamo avuto nipoti o figli quando eravamo piccoli. Cioè un bambino di 7-8 mesi comincia a parlare, diciamo, ma non parla, no? Da solo suoni, però tu lo porti col passeggino a fare una passeggiata, vedi un cane e gli dici, sì, non gli dici che è un cane, ma gli dici wow, no, cioè lo chiami per il verso che fa, poi magari anche perché il cane abbaia. Cioè i bambini vedono 2-3 volte un cane e quando lo vedono dicono wow. Io la racconto come storia, a me è successo il mio nipote era negli Stati Uniti, perché figlio degli Stati Uniti, mi succede proprio questo, poi tra l'altro vabbè, il nipotino era un urlatore, ma poi sul passeggino, bau bau, la signora mi dice, cosa questo bambino? Perché grida così? Come dico, perché? Perché ha visto un cane. Dice, ho capito. No, è perché noi in America, da noi i cani non fanno bau, fanno woof. Loro quando cioè, che secondo me dà l'idea di come funziona l'intelligenza dell'uomo, no? Cioè, abbiamo, ovviamente è una barzelletta, no? Però per il fatto che non è una barzelletta, a me è successo effettivamente questa cosa, ma è anche simpatica. Però il bambino reagisce riconoscendo il cane, diciamo, gli basta di aver incontrato un cane, tra l'altro non lo stesso cane, no? Perché cioè, voglio dire, uno magari è un pastore tedesco, quell'altro era un chihuahua, non lo so, no? Cioè l'intelligenza artificiale proprio come simulazione fa la stessa cosa, no? Cioè va addestrata, gli va insegnato qualche cosa, diciamo la differenza è che lei lavora su una quantità di dati enormemente più grande, cioè voglio dire, accettate la descrizione di un ingegnere che parla da biologo, no? Però più o meno lo sappiamo come avviene, come lavora il nostro cervello dal
dal momento in cui arriva un segnale luminoso, no? Perché c'è la luce accesa o ci si vede, no? Cioè noi abbiamo delle specie di sensori che potremmo tradurre in pixel nel mondo dell'elaborazione, no? Per cui al nostro cervello arriva una serie di impulsi vagamente elettrici, potremmo dire elettrici, che vengono codificati e il bambino dice, cazzo, questo qui la famiglia quello là, e lui non sa parlare, dice che è bambino. Beh, l'intelligenza artificiale di fatto oggi fanno questo, cioè questo è già qualcosa che sanno fare. Cioè, voi prendete, per esempio, uno Miatello che è appassionato di fotografia, ha una bella foto di un paesaggio, la scannerizza e gli dice l'intelligenza artificiale, mi dici quante marmotte ci sono? Cioè lei va, adesso ho pensato un paesaggio di montagna, che potrebbe dire se al mare dice neanche una, no? Ovviamente, ma supponiamo che la marmotta ci sia, lei la riconosce, cioè sa, cioè si è costruita come dire una mappa, una struttura della marmotta e poi legge le informazioni digitalizzate e ricava, ti dice lì ce ne sono tre. Cioè, detta così, cioè, oggettivamente l'intelligenza, considerandola come simulazione di quello che fa l'uomo, ci sta anche, ci sta. Mi sarebbe piaciuto che, così come esempio, chiedo all'intelligenza, creami i visi di donne e di uomini più belli del mondo di ogni nazione. L'intelligenza li crea, ed è lì che veramente mi sorprende, prende la statistica di ogni nazione, mette insieme tutti i dati somatici, eccetera, e crea qualcosa che non esisteva e forse non esiste. Beh no, il più bello non si sa, però crea una figura uomo e donna che di fatto non esiste, però forse è il risultato di tante persone messe insieme, caratteristiche, è il risultato di questo lavoro. E quello mi sorprende. Adesso ho fatto un esempio che più mi ha colpito ultimamente, ecco. Provo a rispondere, cioè io ho fatto l'esempio dell'informazione che diciamo dal mondo reale, no? da quello che viene visto arriva al cervello. È vero o no? Cioè l'intelligenza artificiale in questo senso è più potente di noi, perché il bambino riconosce il cane, ma non è capace di creare il cane, no? Noi non abbiamo questa capacità sensoriale, l'intelligenza artificiale sì, come legge il fotogramma è anche capace di costruirlo. Quindi sì, questa è accettata come osservazione. Io continuo a ribadire, se me lo permettete, secondo me è giusto chiamarla intelligenza, però è comunque il risultato di un lavoro di addestramento notevole, no? E di specializzazione notevole. Cioè l'intelligenza che fa quei filmati lì non è l'intelligenza che usava il doc di cui parlava la signora, è un'altra intelligenza, non sono la stessa cosa. Questo è l'altro punto importante da tenere presente, almeno fino ad oggi. Cioè, in teoria è una programmazione. È una specializzazione, è una macchina fatta apposta per quello, no? Cioè, quindi l'intelligenza, io vabbè, ne scorreremo anche velocemente, però hanno anche delle denominazioni, no? Delle sigle. Cioè, sono due cose diverse, cioè è giusto considerarle e definirle nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma sono, allora, questa è una cosa importante, cioè come funziona, vabbè, diciamo, faccio un passo indietro, diciamo che abbiamo visto la capacità di capire, cioè quindi leggere, ma eventualmente anche di creare. Di creare. Vabbè. Però oggi forse, vabbè, cominciamo a capire l'entrata, poi magari andiamo avanti. Cioè, la rete neurale. La rete neurale. Beh, però la prima parte è come funzionano. L'intelligenza artificiale fa né più né meno un po', però lei il lavoro che è stata fatta da quel momento che vi definivo come data science,
cioè la famosa data science o machine learning era comunque, diciamo, un programma, c'era un programmatore che diceva vabbè, ma andiamo nelle stazioni meteorologiche, no? Tutte le informazioni delle stazioni meteorologiche e proviamo a capire, cioè, come si correla, che ne so, io dico l'Anticipino con l'altra parte del mondo, no? Che sta in Nuova Zelanda, cioè le esemplificazioni, però cioè, c'era un programmatore che fondamentalmente costruiva un qualche cosa il cui risultato erano le correlazioni. In realtà la mossa dell'intelligenza artificiale è, o se volete l'avanzamento, siamo diventati così bravi e esistevano, come dire, le basi matematiche per cui le correlazioni le fa lei, cioè è lei, cioè, ed è questo il punto, uno dei punti secondo me pericolosi. Fino ad oggi nel mondo degli elaboratori, diciamo della programmazione, il programmatore era il creatore, no? Cioè, anzi, vabbè, nel mondo industriale qualcuno forse l'ha anche vissuto, ma nei piccoli drammi quotidiani. Cioè, se non c'hai quello che l'ha fatto, quel programma lì, non si capisce niente, però tu vedi che non funziona, no? E quindi il telefono dice, senta ingegnere, ma qui non riusciamo a fare questa roba qui. E quello magari ti dice, no, provi a far così, quasi sempre ti dice, spegni la macchina e riparti. No, vabbè, ma adesso al di là delle battute. Cioè, il problema è che nell'intelligenza artificiale questo ruolo qui non lo fa più nessuno. Non c'è il programmatore. Questa è la vera rivoluzione tecnologica che c'è sotto. Cioè, la macchina tende a fare delle correlazioni e, diciamo, fondamentalmente quando io dico non è possibile seguire il flusso del codice come avviene in un algoritmo per correggere gli errori, il problema è che fondamentalmente questo è un altro elemento di pericolosità, no? Cioè, ma quando è che sbaglia? Chi si accorge che sbaglia? Cioè, voglio dire, io uso il lavoro di un programmatore per, non so, sto pensando a qualche cosa. Beh, pensiamo al cellulare, no? L'altro giorno mia moglie mi ha detto, Luciano, dammi la mano perché ho tutte le icone enormi, no? Vabbè, poi vai su Google, no? Ti dicono, ma se prendi due tasti laterali e premi per 5 secondi, sta cosa si resetta. Vabbè, io l'ho fatto, no? Il problema è che non c'è più quella fase lì, cioè la mossa dell'intelligenza artificiale è che lì ci sono i dati, c'è una struttura matematica, una fase di apprendimento che però è avvenuto, cioè nel passato, e lei funziona da sola. Ma la domanda vera, cioè la domanda vera, uno dei punti è, ma se sbaglia, chi se ne accorge? Allora, diciamo, anche qui io ci ho provato, no? Poi sarà la prossima slide, cioè quasi tutte le intelligenze artificiali, anche se non è vero in assoluto, però si basano sulle famose reti neurali, che sono uno scimmiottamento del sistema nervoso, beh, non solo degli uomini, no? Penso di tutti gli esseri viventi almeno organici, no? In qualche maniera. Io trovo che questa cosa sia un po' una forzatura, cioè il matematico che ha avuto, come dire, un input quasi culturale, no? E ci hanno provato, no? Cioè per un certo numero di anni, che sono quelli che nella mia cronistoria facevano parte del periodo dell'inverno dell'intelligenza artificiale, in cui l'intelligenza artificiale non esisteva ancora. Per i sistemi esperti, uno dei sistemi che si è pensato per far diventare esperto un programma era quello di utilizzare le cosiddette reti neurali. Sapete che, beh, diciamo che la rete neurale in qualche maniera è una specie di emulazione del cervello anche dell'uomo, no? Cioè, ci sono i neuroni che sono collegati in una certa maniera, che poi proviamo a vedere, però quello che è interessante su come funziona è che c'è
cioè praticamente quelle più sviluppate, e possiamo mettere tra quelle più sviluppate oggi ad esempio il ChatGPT, cioè al di là del fatto che anche questa è molto specializzata, quindi non è l'intelligenza artificiale come ce la raccontano, però lavorano in questa maniera, c'è una rete o un'intelligenza che prova a fare delle correlazioni più, diciamo anche più astruse, no? Più fantasiose possibili, e ce n'è un'altra che invece è molto colpita e gli dice questa, ma che cazzo, non è possibile, no? E il sistema si corregge da solo, per cui poi il risultato statistico è un risultato che ha la parvenza di vero. Mirko, ti prendo come riferimento perché mi è comodo. Cioè, allora, c'è quella fase di training, c'è un generatore e un discriminatore, no? Alla fine il risultato, cioè, ovviamente tutte e due hanno a disposizione l'interezza, diciamo, delle conoscenze, anche questo, su questo poi dovremmo dire qualche cosa, su che cos'è la base dati dell'intelligenza artificiale, perché vale lo stesso ragionamento di Google. Google sì, ci dice, ci dà dei link, però vabbè, l'hanno fatto commercialmente, può essere, ma sta di fatto che hanno delle parole chiave, che sono diventate una quantità pazzesca, no? Però non è che ti dà la correlazione di tutto, e anche l'intelligenza artificiale non ha la correlazione su tutto, perché non è materialmente possibile. Però c'è, e questo forse risponde a una delle considerazioni iniziali, è vero, l'intelligenza artificiale in qualche maniera potrebbe essere un sistema automatico che demolisce una quantità di lavoratori o di posti di lavoro pazzeschi, no? Tra l'altro, secondo me, quelli più a rischio sono quelli che oggi definiremo gli impiegati, no? Il mondo impiegatizio, perché secondo me quello che picchia sul martello l'intelligenza artificiale non è capace di farlo, no? Senza né dare grandi vanti al muratore o grandi demeriti, no? Cioè, però cioè, il lavoro manuale, secondo me, oggi con questa cosa si rafforza. Beh, diciamo chi fa, io dico la segretaria, e così me la prendo con le donne visto che sono maschio, no? O diciamo il lavoro di impiegatizio, no? E, diciamo, il sussidio finanziario, anche posti che oggi diremmo dirigenziali, beh, un pochettino a rischio secondo me, oggettivamente solo. Però guardate che c'è un mare di gente nel mondo che sta lavorando per alimentare l'intelligenza artificiale. Il problema è che quelli lì, cioè la segretaria, la pagavano in Italia, non si parla di salario minimo, quindi gli darebbero 9 euro all'ora, no? Anzi, diciamo che se in un contratto nazionale prendete di più. Questi che lavorano per l'intelligenza artificiale, dove sono? In India, mezzo dollaro all'ora, stipendio di base mezzo dollaro all'ora. E anche questo, secondo me, serve un pochettino a capire come funziona quella macchina lì, no? Però la valutazione io la prendo per buona, ma si parla di 300.000 persone oggi quotidianamente 24 ore su 24 ore, quindi diciamo vedendoli come posti di lavoro li dovranno almeno moltiplicare per 2 o per 3, ci sono, diciamo, qualcosa che si avvicina a 1 milione di persone che sta lavorando per, si dice, etichettare, cioè per in preparare le informazioni che servono ad addestrare le intelligenze artificiali. Sono numeri che fanno abbastanza rizzare i capelli. Questo è tale per dire che la paura della perdita di lavoro è una paura da sfatare? No, ovviamente no, anche perché i posti di lavoro oggettivamente a rischio sarebbero di più. E più, cioè, hanno trovato, è un sistema abbastanza perverso da un punto di vista economico. Perché vabbè, questo, vabbè, ma non la mettiamo in politica, no? Che non ci interessa. Vabbè, vai avanti di un passo, perché ci vedo poco che ho migliori. Vabbè, è un escurso solo per capire. Cioè, la rete neurale, scusate che mi sono saliti i pantaloni, è questa cosa qui, cioè
Vabbè, cosa sia un neurone penso che più o meno ne abbiamo sentito parlare tutti, no? Perché forse abbiamo visto il DOC. Comunque, cioè, è la cellula base del sistema nervoso, diciamo, del mondo animale, e soprattutto è la struttura del cervello, no? È l'uomo, non a caso forse anche la creatura più potente, perché comunque di la sua struttura cerebrale sembrerebbe che non è tra le più piccole, ma decisamente dall'altra parte, no, rispetto al creato. Beh, matematicamente loro hanno pensato questo: ci sono semplicemente dei neuroni di ingresso, che sono quelli che ricevono gli input, che potrebbero essere l'etichettato che vi dicevo prima. Allora, ognuno di questi, la regola è che ogni neurone è collegato a tutti i neuroni del livello successivo. Questo avrà 128 connessioni su questo livello, perché su questa colonna sono 128, questi sono collegati con 64 a quel livello. Il modello matematico del neurone è quello che vedete là. Cioè, ogni neurone ha un certo numero di ingressi e un'uscita. Seguite? Matematicamente si potrebbe dire che è una funzione, adesso qui è, poi faccio il matematico che non è proprio il mio mestiere, no? Però, cioè, ogni ingresso viene in qualche maniera pesato e il sistema è capace di cambiare quei coefficienti di 1 o 2 e così via, cioè per un fenomeno di retroazione, chi li ha inventati alla fine si sono dimostrati vincenti, no? Quindi su questa struttura è costruito il discriminatore e anche l'altra rete neurale. Tutte le reti neurali sono fondamentalmente basate così. Quindi capite che è solo un problema di matematica, eh? È solo matematica quella che c'è sotto. Quella che c'è sotto è puramente una rappresentazione di un problema o di un metodo per risolvere i problemi impostato solo sulla matematica. Quindi tu stai dicendo che ciascuno di neurone, sì, ha 100 euro, e questi 100 euro li devi distribuire con dei pesi diversi. Con dei pesi diversi. Cioè, diciamo, tu hai un certo numero di ingressi. Tu dici, l'ingresso sono la situazione, cioè il tuo dato di input. Potrebbe essere, nel caso di cui si diceva prima, il famoso fotogramma, no? Cioè, che potrebbero essere, diciamo, l'immagine che viene decodificata in pixel, no? Cioè, chiaro che questi numeri in realtà non sono così tanti, no, cioè, scusate, non sono così pochi, sono molto più grandi. In più, perché qui non si vede, cioè, che cos'è questo oggetto qui? Allora, nei famosi sistemi esperti era un blocchettino di calcolo, cioè era un pezzo di un programma. Oggi ognuno di questi è un centro di calcolo. Avete capito qual è? Cioè, è la scala che si è espansa. Cioè, questa benedetta rivoluzione, ma poi a ben vedere è sempre così, no? Cioè, non è che a un certo punto nelle innovazioni c'è uno che si sveglia e dice, ah, io ho scoperto l'acqua calda, no? Cioè, c'è una transizione. Però con il web si è pensato che questa struttura non sta più dentro in un calcolatore, ma è una rete di calcolatori. Questo è l'altro passaggio che secondo me manca nelle accezioni comuni dell'intelligenza artificiale. Cioè, se vuoi, il problema è che si spegne, no? È ancora più. Ma se io spengo solo questo, cosa succede alla rete neurale? Che va in casino di brutto. Quindi il rischio di cui parlavi tu è ancora, in questo caso, ancora amplificato, no? In qualche maniera. Però la risposta che ti darebbe un tecnico dice, ci sono sistemi di sostentamento, sistemi duali, i centri diagnostici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice, vabbè, al limite, come è successo a me, io, ma non perché lo uso né professionalmente né tantomeno per particolari interessi, però mi sono collegato e ho fatto delle domande a ChatGPT, tra l'altro c'è una che gli ha fatto lui, perché è lui il colpevole, poi ve la racconto,
perché dà bene l'idea di che cosa sia poi quasi filosoficamente l'intelligenza artificiale, ma per tre sole a me non mi rispondeva, non so, in realtà non so se ce l'aveva con me o se era fuori servizio, però era finito il problema, la risolvo così, no? È come quando tu vuoi chiamare qualcuno, telefonino, fa. Beh, io accetto la clienta, dice, ma non è che ci stiamo giocando pari a 3-7, no? Forse anche sì, però il passaggio, pensate che il modello di questo non è più un, diciamo, un chip, no? Non è un qualche cosa, l'intelligenza artificiale non sta più in un posto, è distribuito e tutto questo sistema, diciamo, di comunicazione, beh, in qualche maniera non lo so, cioè in realtà dovrei dirvi che non lo so, però sicuramente parte di quella roba gli piace molto su internet. Cioè potrebbe essere che tutta la parte di grafo, no, di collegamenti è internet. Ed è un approccio, no? Come dire, un punto di osservazione che cambia secondo me decisamente. Sì, quando tu fai la ricerca, non so, dell'acquisto di un elettrodomestico, subito dopo, per giorni ti propongono gli ultimi. Sì, e secondo sì. Me beh, ma, potrebbe ma, essere. Però questo è il problema se noi siamo, come dire, i creatori o siamo semplicemente le pecore da portare al pascolo, no? Cioè secondo me. Sì, no, c'è anche questo aspetto. Cioè, io lo guardo una volta e poi perché continuano a riproporre, che io non è che. Ma poi sono i privati. Ci arriviamo, abbi pazienza che ci arriviamo, questa cosa qui. Io poi, vabbè, lì vi avevo messo alcune delle casistiche, poi più avanti ci sono anche le descrizioni, comunque di quelli che sono le tipologie di intelligenze artificiali, diciamo che quella che conosciamo tutti, che è ChatGPT, è l'ultima, che è un transformer, che comunque, per esempio, ChatGPT non impara un cazzo, non è capace di imparare niente, non ce lo dicono. Provate a fargli la domanda dopo un mese, gli dà la stessa risposta. Fino a quando non hanno fatto la release, passano dalla 4.0 alla 4.1. Beh, cioè io so di ripetermi, non è che voglio dire che questi sono delle persone non capaci, è tutt'altro, cioè è gente in gamba che ha fatto questa cosa qui, però a noi ce la stanno un po' raccontando la cosa, no? Cioè ce la stanno un po' raccontando. È chiaro che è l'assunto, no, o la mia tesi comunicativa. Però mi ha impressionato, e qui sì che mi collego a quello che diceva la nostra amica, no? Cioè io per fare queste cose qui ho bisogno di lavorare su internet, cosa diceva, oggi è così, cioè a me ne arrivano 2000 articoli al giorno, no? E qualcuno, magari quelli che trovo più accattivanti, li seguo, no? Beh, cioè, è da lì che viene fuori quella storia dell'ACI, eh? Nell'altra memoria, io non ne avevo parlato, una scoperta che io ho fatto, e quella lì, quella è, cioè, che viene detta, sta arrivando. Ma in tutto questo sistema che verrà utilizzato a livello aziendale, la privacy aziendale è questa? Questo è sicuramente uno dei problemi, però... La tutela dei brevetti aziendali non c'è più, è tutto condivisione. Allora, credo che i sistemi, diciamo, c'è un altro punto che credo che sia fortemente in discussione, cioè il sistema, cioè se li lasciamo fare, questo non vuol dire magari, cioè quello che sostiene la mia amica iniziale dice non dovremmo lasciarglielo fare, no? Ma personalmente sono d'accordo sì e no, capisco come dire l'urgenza, no? Cioè quindi non deve essere per loro diciamo spazio libero, no? Però mi sembra anche sbagliato, bisognerebbe cercare di imbrigliarli. Però la lotta a questo punto diventa è una lotta bestiale. Cioè, il proprietario dei brevetti diventa uno, gestisce il sistema. Sì, direi di sì.
E questo è qual è il motivo per cui si è, dice è meglio di no. È un monopolio, quello dell'intelligenza. Ma un monopolio strettissimo. Sì, cioè, diciamo, il monopolio potremmo dire che è uno, cioè lì sono, non sono proprio uno, però sono proprio un manipolo. E tra l'altro il potere in questo caso è un potere economico. Ed è solo economico, perché anche gli stati sono soggetti a questa cosa. Cioè, chi è già sparito dalla scena e che secondo me dovrebbe fare, avere invece normalmente un ruolo fondamentale, l'università. L'università non... No, non ce l'ha, non ci arrivano, non hanno i mezzi per essere un'alternativa, no? Perché non sono i detentori del programma. No, ma soprattutto non c'hanno i mezzi. Non c'hanno i soldi. Non c'hanno i soldi, i pitch, come dicono. Sì, sì, i pitch, magari i pitch. C'è questo problema, c'è quindi la privacy. Beh, però questa legge europea, per esempio, così come l'ha presentata, ha detto che ogni prodotto, diciamo, multimediale, che sia di provenienza dell'intelligenza artificiale, deve essere riconoscibile come tale. Che, beh, almeno apprezziamo lo sforzo, cioè, voglio dire, se ci hanno messo 2 anni per dirci che fra 2 anni ci sarà imposto questa cosa qui, a me sembra un po' lenta la cosa, a me sembra da cittadino, però apprezzo che almeno ci abbiamo provato a muoversi, no? Cioè, perché il problema è un problema, molto serio. Cioè, beh, credo che l'abbiamo visto tutti, no? da consumatore, no? Ma anche la cosiddetta industria culturale, no? Cioè, è stata soggetta a un impoverimento bestiale, no? Ma è necessariamente il risultato di queste cose qua. È necessariamente il risultato. Perché di troppo questo. Una macchina scriverà i libri per tutti. Sì, però il problema è che non li leggerà più nessuno, no? Io ecco, provo a fare questa cosa qui, ma non mi preoccupa neanche tanto che ci sia, cioè che non ci sarà più Ken Follett che scrive, ma non scrive l'intelligenza artificiale. Il problema è che quella roba lì non la leggerà più nessuno. Cioè, questo è che secondo me. Sì, perché queste cose Asimov le diceva negli anni 60. Sì, poi vabbè, è vero che passa uno e dice, ma voi siete un consenso di disfattisti, no? E chiudiamo così, cioè. Per statistica hanno scelto in che direzione andare e in che direzione portarci. Sì, beh. Siamo un popolo di fannulloni. Cioè, provo a metterla in maniera antropologica. Ma quale sarebbe il periodo storico in cui funzionano i correnti? Nessuno discute su questo. Anzi, il nostro periodo è forse migliore, perché comunque possiamo, cioè io dico, possiamo fare questa chiacchierata che stiamo facendo. Sì, però questa qui è la scelta di dare in mano il potere di tutto il mondo, a uno pure. Beh, credo che allora le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, come diremo oggi in Italia, partita IVA, credo che saranno qualche migliaia, ma quelli che fanno, che hanno costruito l'intelligenza artificiale, non sono più di 10, no? Sono meno, guarda, sono. È quello che sto dicendo, quindi il dover prendere una decisione, secondo me è fondamentale, prendersi delle responsabilità, noi, alla nostra età, per vedere, per dare un futuro o meno diverso. Io penso che non si possa. Due con la stessa affermazione, non credo che questa sera diciamo chiudere questa cosa, no? Cioè, non, ma non puoi neanche limitarla, non puoi limitarla, cioè non puoi. Allora, io ci provo a dire alcune cose, forse si limita da sola. Si limiterà da sola, come tutte le cose. Non sappiamo se funzionerà. E lui ha detto una cosa indirettamente, senza volerlo, ma ha sollevato un problema. Cioè, negli Stati Uniti qualcuno sta dicendo, signori, fra qualche anno noi chiudiamo la corrente, perché tutto va in data center. Sì, ho capito, ma se io a casa non ho il PC per fare collegamento a ChatGPT, a cosa serve ChatGPT? Avete capito qual è il problema? Ogni volta che facciamo una domanda di intelligenza artificiale, tipo ChatGPT, sono 3 kWh che vanno, 3 kWh. Poi mi viene, fatemelo dire, poi mi vengono a dire che devo fermare la mia caldaia.
andate a fare Google, però voglio dire, questo prendetelo come sfogo di cittadino, no? Però in realtà seguo il suo ragionamento, dice ma tu c'hai ragione, ma tanto loro fanno lo stesso, ma non, cioè è comunque la regolamentazione, come in tutte le cose nella storia dell'umanità, non avviene mai per volontà di stati, decreti, proibizioni, ma perché si regolano da sole. Come fa? Non lo so, giuro, essendo che... questa una cosa mondiale, o hai una, o mettono dentro le etichette sbagliate, no, tutti questi 300.000 questioni, tutti i governi mondiali. È lui l'autore, no? Nell'altro riunione che abbiamo fatto, io decisamente un po' stacco e non ho abboccato, no? Perché vabbè, voglio dire, se ho una laurea in ingegneria ci arrivavo anch'io prima. Lui gli dice, giocato, possiamo farlo anche adesso. La domanda fatta a ChatGPT, mi dai tre numeri primi la cui somma faccia 18? E lei ha risposto. Sapete come ha risposto? Dando dei numeri sbagliati. E io gli ho detto, no, abboccando la domanda che ha fatto lui, ma scusa, hai sbagliato, però lì non è un numero. Ah sì, hai ragione, me ne ha dati altri tre. Minchia, è impossibile, quella roba lì, la risposta è impossibile. Erano tre numeri che davano... Tra i numeri primi non possono dare un numero. Sì, no, la domanda era che davano come risultato... Un numero pari, quello che vuoi. Tra i numeri primi non possono dare una somma pari. Beh, cazzo, cioè, milioni di dollari di investimento, Il problema, quello dice, ma allora ChatGPT è una merda? No, la risposta sarebbe sbagliata, è che ChatGPT non è fatta per rispondere alla matematica. È la specializzazione. Però ce la stanno raccontando in maniera un po' diversa. Questo sì che lo possiamo dire. Avete capito qual è il punto? Cioè, in realtà sono ancora strumenti che hanno bisogno di un interlocutore che sa orientarsi, no? Cioè che lo sta usando come noi usiamo l'automobile. Cioè, a nessuno di noi ci verrebbe voglia di dire vado a Milano a piedi, no? Cioè, voglio dire... ma neanche col cavallo, no? O ci vai col treno o ci vai con l'auto o con l'autobus, no? Cioè il problema è farai la scelta del mezzo che ti è più coerente con le tue esigenze di quel momento. Cioè oggi in realtà sono così. Vabbè, queste sono le risposte, grazie Luca. Perché poi è talmente stupida che viene anche la storia. Ma il fatto che lui l'abbia consultata, perché ha scritto capra 10 pari. Mi scusi, cioè, per l'errore. Anche questa è una cosa, vabbè, ci arriviamo, torniamo indietro, andiamo avanti, anzi, cioè, vabbè, comunque le reti neurali voleva essere soltanto uno stimolo, cioè è quel punto là, è solo matematica applicata su una dimensione, come dire, spaziale, no? Concependo lo spazio come un elemento fisico, no? Non è più il centro di calcolo, ma è un insieme di centri di calcolo che funzionano e da lì arriva questo. Io non so valutare se il dato che è arrivato a me dei 2-3 kWh per ogni domanda fatta all'intelligenza artificiale è un dato reale o no, ma se lo dicono più di uno è credibile, e diventa credibile perché è una frazione di consumo energetico, però su una rete, no? Cioè, stiamo parlando veramente di numeri grandi. Beh, per chi diciamo, non ha tanto di dimestichezza, diciamo che è consumo di un phone che va per un'ora ogni domanda. Voi chi lo va a fare domande alla cavolo, appunto, perché se dobbiamo pagare le cose, evitiamo di fare domande alla cavolo. Ma è buona lei, vabbè. Siamo arrivati, secondo me, incominciamo a fare le osservazioni o comunque. Sicuramente, cioè, possiamo dire che un risultato statistico è vero o falso? Punto di domanda. Statisticamente non sarebbe più semplice dire che, visto che non sono veri, sono falsi. Beh, questa è farina del mio sacco, la seconda riga non l'ho copiata da nessuno, l'ho scritta io. Beh, secondo me
filosoficamente, per come noi siamo abituati, è un problema culturale, però cioè, dai nostri amici Aristotele, cioè andiamo qualche migliaio d'anni fa, cioè, la logica matematica dice che ciò che non è vero è falso. Ma questo non è né vero né falso, è solo il più probabile. Sì, 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 va bene, no, diciamo che c'è il terzo stato, no? Anche in elettronica esiste questo concetto, no? Il mondo digitale che è vero e falso, ma poi quando tu ti metti a fare, a costruire qualcosa di digitale, ti accorgi che non ti basta, hai bisogno, cioè, vabbè, in elettronica è uno stato di, come dire, di inerzia, no? Questo qui è invece una cosa, è una classificazione della risposta che ci dà. Secondo me, se ci ricordassimo, però il problema è che noi siamo qui una trentina di persone, no? E noi ce lo ricordiamo, conta poco, ma se tutti gli utenti o comunque si creasse questa consapevolezza che il dato, il risultato è comunque un dato statistico, beh, secondo me alcune delle paure che si capisce, no? Che abbiamo si dipanerebbero. Il discorso delle correlazioni, cioè, allora, le correlazioni casuali, cioè di causa-effetti, qui mi ricollego ancora per chi ha amato gli studi, diciamo, dei licei, no? Cioè, il rapporto di causa-effetto, ne parlava Aristotele, no? Credo sia stato il primo parlato che la logica, lui ha scritto un libro, no? Sulla logica, che forse uno anche di quelli che è andato perso, non so se... Quindi quello che è arrivato a noi è probabilmente la traduzione della traduzione della traduzione, però cioè, voglio dire, il problema esisteva già, cioè siccome osservo questo e capisco che questo avviene per questo, posso andare indietro o in avanti a nevolte. Quello che fa l'intelligenza artificiale che produce sono quelli che lui lo dicono spurie, che possiamo definire spurie, sono correlazioni. Diciamo che non, per noi non sono oggettivamente prevedibili, ma soprattutto non sono visibili, cioè se collegate a questa cosa qui delle spurie il fatto che lì dentro come si muove la rete neurale non lo sa nessuno, cioè una volta che tu l'hai addestrata poi in qualche maniera, poi in un esempio vi spiego anche, provo con un esempio che è storico, cioè è vero, no? A capire anche che cosa vuol dire, cioè anche l'analisi dei risultati statistici può essere soltanto statistica, cioè purtroppo uno dice vabbè, ma allora andiamo a discriminare nelle risposte dell'IA quali sono quelle giuste e quali sono le sbagliate, no? È un dato statistico, va bene, ma il mio esempio è il solito banale del mezzo pollo, però potremmo anche dare dei dati statistici un po' più aggregati, no? Che non sono completi ma che ti permettono di capire meglio, perché sennò così diremmo che la statistica dice solo fesserie, no? Il problema è che è assolutamente difficile, quindi anche l'analisi dei risultati è un'analisi statistica. Vabbè, ci arriviamo. Qualcuno, quando parlo di un esempio, mi schiacciate il bottone di ricordarmi questa cosa qui, perché... E l'altra cosa importante è l'etichettatura dell'informazione, cioè in realtà soprattutto l'intelligenza artificiale oggettivamente può avere accesso anche a informazioni, come dire, alla rinfusa, no? Però il suo addestramento viene fatto sulle etichettature. E qui, ragazzi, cioè i neuroni, ad esempio, l'avete già evidenziato, no? Il problema è la profilazione, no? Uno dei problemi, anzi credo che lo possiamo, ci siamo arrivati, perché l'hanno fatta? Cioè, voglio dire, il matematico si è divertito a fare il suo giochino, diciamo, il suo rebus quotidiano, no? E quindi l'hanno pagato, gli hanno dato uno stipendio, eccetera, eccetera. Ma quello che ha messo i soldi sul tavolo, perché l'ha fatto? Perché vuole essere capace di sapere cosa voi sceglierete domani. È questo, è sicuramente questo il motivo.
L'etichettatura, per esempio, quando si va sulle caratteristiche personali, perché poi le informazioni anche su queste intelligenze artificiali sfuggono, no? Cioè, secondo me non lo vedi. Diciamo, il consesso di chi è in plancia di comando, secondo me non gradisce queste cose. Però sembrerebbe che l'etichettatura sulle persone, si sta parlando di 6-7 mila variabili, ma cioè correlano quanto tu dormi con la tua storia medica, quali sono le tue idee politiche, ragazzi, ma è veramente una bomba atomica, no? Ma poi soprattutto è, ma possiamo veramente pensare che migliorerà il mondo? Cioè, ce la raccontano così, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo 7 donne contro una medicina di massa, no? No, mi sono dimenticato che avevo usato il detto, siamo quasi mai un'altra, va bene. Cioè, voglio dire, è un dato di fatto oggi che esiste una forma di discriminazione, diciamo, di pregiudizio nei confronti della donna rispetto a certi lavori. Voglio dire, non credo di offendere nessuno, no? È un dato di fatto. Ma quelli che etichettano sono capaci di bypassare questi pregiudizi. Quindi lì dentro sono dentro tutti questi pregiudizi. Cioè, la signora Tafani, lei cita un esempio per cui qualche genio del sistema di giustizia americano ha pensato di pensare a un'intelligenza artificiale, quindi ci hanno pure messo i soldi, perché gli americani quando decidono di spendere spendono, no? Cioè, voglio dire, quando si muovono, si muovono. Hanno fatto un'intelligenza artificiale di ausilio al giudice, no? Per cercare di evitare che quel giorno che il giudice aveva il mal di testa, no? Se era una donna, aveva il ciclo, era incazzata nera e rendeva colpevole qualcuno che era innocente, no? L'idea, diciamo, l'accettiamo. Diciamo, come mai erano solo neri quelli che lui decideva che erano colpevoli. Il resto fatto, cioè, questa cosa l'hanno fatta, l'hanno anche chiusa, no? Ma, cioè, dicono, ma siete dei geni, no? I pregiudizi sono tutti dentro con quell'etichettatura. Come potrebbe essere evitata questa cosa? Cioè, allora, se lo sanno sono criminali, ma forse non se ne rendono neanche conto, ma questo potrebbe essere uno dei limiti dell'intelligenza artificiale. Cioè, se vince lei facendo diventare, diciamo, il mondo del gregge, va bene, no? Cioè, probabilmente il gregge non si accorgerà di questo errore, ma è un errore madornale, è un errore madornale. Cioè, ho preso l'esempio delle donne perché, vabbè, l'argomento emancipazione, ma non è solo quello, cioè nella profilazione, quando quello fa delle correlazioni spurie, ma di che cosa sta parlando, no? Cioè, certo, se fai delle correlazioni spurie sui dati delle centraline meteorologiche, probabilmente può anche aver senso, no? In una specializzazione, ma nella famosa AGI che vi dicevo, beh, a me veramente questa cosa qui fa rizzare il pelo, cioè, però non so se riesco se sono riuscito a trasmettervi almeno il mio pensiero, cioè non è così immanente, perché il sistema potrebbe anche fallire di franare da solo, questa è una possibilità e non sarebbe neanche la prima volta, cioè, ma se ci pensiamo ci sono stati, diciamo, vabbè, magari possiamo fare lo sforzo di cose che ci sono state presentate come la verità e poi si sono dimostrate, come dire, le basi di terracotta, no? Cioè, non sarebbe quello, se ci hanno rimesso un po' di miliardi di dollari, chi se ne frega, no? Cioè, poi ci hanno provato, no? Alla fin fine, cioè, nel senso, secondo me nel calcolo finanziario della venture capital ci può anche stare, no? Addirittura riescono statisticamente a prevedere anche il fallimento, no? Cioè, è comunque una delle variabili in gioco dei loro calcoli, quindi secondo me non, vabbè, io l'ho buttata così in maniera provocatoria, ma non è assolutamente.
veramente il problema, però forse queste intelligenze artificiali potrebbero anche frenare da sole, cioè, e il fatto che ci vengono presentate come delle cose che fanno già queste cose e non le fanno, secondo me potrebbe anche essere un motivo di relax, no? Rispetto al problema. Poi vabbè, potete anche sostenere che a me mi pagano per raccontare queste belle favole, e va bene, no? Cioè va bene lo stesso, cioè a questo punto se si dà gioco al complotto, no? All'introduzione, non si finisce più. Cioè, io come risultato, allora, mi sono occupato di questa cosa perché credo come tutti è un argomento che mi ha appassionato. Diciamo dopo un po' di serate, un bel po' di ore di lavoro, cioè sono meno preoccupato di come quanto sia partito. Questa è la mia impressione, anche se sto aspettando il rilascio di quella famosa raggi. Andiamo avanti. Comunque, questa era l'altra cosa importante, cioè che era quello degli errori, cioè, ma quando sbagliano non ce lo dicono, e sbaglia, per esempio quello lì dei giudici è stato un fallimento, altro fallimento dell'intelligenza artificiale, se è intelligenza artificiale la terza, beh, se ci sono degli stati che la proibiscono vuol dire che non funziona così bene, no? Lo sapete tutti, no? Al primo evento hanno detto, ma quello c'aveva davanti un autotreno che luccicava e lui l'ha presa per il sole e quindi ha detto la via libera, non ha preso la magna e l'ha infilata sotto il tigre. Vabbè, vabbè, dice, ma succede una volta su milioni, vabbè, che sarebbe di quel milionesimo, no? Cioè, voglio dire, no, non la mettono mai sotto questo. Beh, però anche questa statistica, anche gli umani sbagliano. Sì, farà più incidenti la macchina o fa più incidenti il fuoco? Sì, cos'è più conveniente? Però gli americani con la statistica lì non lavorano. Gli americani non l'hanno fatto perché è un problema, secondo me, giuridico, non sanno mai più far pagare i danni. No, beh, allora credo che questo evento sia anche di un paio di anni fa, no? È successo, no? Ha fatto il giro diciamo dei giornali, non dei quotidiani, beh, si sono trovati, come dire, obbligati a dare una risposta, no? La risposta l'unica che gli è venuta in mente, non parlando del caso, è la miglioreremo, no? E da questo punto di vista sì, ci sta, no? È come dire, ma allora siccome sono morti delle persone negli incidenti aerei non era il caso di dare via l'aviazione? Certo che no. Però non ci hanno mai raccontato che l'aeroplano avrebbe cambiato il mondo. Cioè, ci hanno detto, cioè, l'aeroplano cambierà la maniera con cui tu andrai da Londra a New York o da Roma in un altro posto. Cioè, voglio dire, prima c'era... No, ma oggettivamente... Ha cambiato le sorti delle guerre. Vabbè, ma questo magari non parliamo. Secondo me no. Secondo me comunque siamo fuori dal seminato, cioè sicuramente è stato anche questa, chiamiamola una rivoluzione, no, dei fratelli, che tra l'altro stiamo parlando di 100 anni fra, la rivoluzione sa 100 anni, no? Questi qui che sono saliti sul traviccolo per fare 50 metri sospesi per aria, no? Assorbendo a un desiderio che già Leonardo manifestava, no? E poi oggi, cioè, non so, io... Mi è capitato di fare diversi viaggi perché per lavoro sono andato in Australia. Beh, ragazzi, se stare su un Airbus 380 è come stare nel salotto di casa, cioè è una roba spaziale, no? Cioè, se uno pensa, sarà la stessa cosa anche per l'intelligenza artificiale, vabbè, diciamo, auguriamocela, no? Però secondo me, cioè, nell'aviazione non è la storia, non è stata così, no? Cioè, sì, qualcuno vendeva l'investimento, eccetera, eccetera, però, cioè, vabbè, sicuramente c'è stato un impiego da prima militare, poi civile, sono morte anche delle persone, e lì purtroppo il dato statistico, il calcolo statistico, erano vittime da sacrificare, no? Potremmo dire, no? Su quello che è successo. Qua il problema è che il problema non è la vita di quell'autista che è morto per la testa.
Ma il problema è quella cosa che fanno con le correlazioni, no? Cioè, se l'intelligenza artificiale facessero solo per fare la guida assistita, no? Ma secondo me, ma io voterei a favore, no? Ma che lusso, ma io vado a Milano, vai, tanto mi bevo una Coca-Cola o mi guardo un film, ma la macchina mi suona se sei arrivato, ma cazzo, ma che bello che sarebbe, no? Diciamo, al di là di quanto costa, dell'energia, di tutte queste perplessità che ci sarebbero. Però se invece, cioè, questa cosa qui viene usata per capire cosa, per capire meglio cosa io farò domani, qualche dubbio rimane. Vabbè, comunque, proviamo a tirare avanti. Vabbè, queste sono le definizioni. Comunque quello che vi ho introdotto io è questa cosa della profilazione. Ottenere una realtà avulsa da principi di vero e falso attribuiti a ciascuna persona fisica. Si parla, cioè, guardate questi, cioè, sono presi alcuni che ho preso, che ho trovato, malattie, lineamenti estetici, tipo di sonno, quante volte accendi la luce quando sei in casa, utilizzo dei diversi tipi di farmaci usi, cioè mettono insieme tutto. Si parla che un individuo viene etichettato con 7.000 etichette, che non sono poche, ma mi ripeto, no, insisto su questa cosa qui, ma quante di queste etichette che sono legate oggettivamente, cioè voglio dire, non sono inventate, ma quante di queste etichette finali sono il risultato di un pregiudizio rispetto a un qualche cosa di veramente oggettivo? Questo è un punto, come dire, caldo. E in più, torniamo al discorso, cioè sembrerebbe che uno degli argomenti di quella legge è proprio quello di impedire questa cosa qui, no? Cioè vogliono non farglielo per fratte, cioè sicuramente, vabbè, poi anche lì, poi come le leggi verranno interpretate, ma fa un caso della miseria. Sì. Esatto. Sì, è troppo caldo. Cioè, è spento. Non siamo ma se tutti i cittadini sono padroni di casa della biblioteca, no, certo. No, nel senso che non voleva essere un messaggio in diretta, cioè, insomma, non mi compresa, proprio per far capire che la biblioteca è di tutti, noi non male che, cioè, anzi, ne abbiamo secondo me troppo poco di spazio. Se devo essere sincero, io ero preoccupato per le sedie, mi aspettavo con persone questa sera. Però... Ero nato un po' gnostica. Vediamola così. Questo in realtà corriamo. Allora, io ho scritto dove si applica e dove si applicherà. Cioè, quel discriminante è la famosa intelligenza. In realtà, in alcune cose, quando diventa intelligente, sì, alcune cose... diciamo che ci hanno perlomeno provato a fare, no? Tipo la guida autonoma, i sistemi predittivi, che sono anche cosa, non solo, per esempio, li hanno già provati nei sistemi borsistici, non funzionano. È una di quelle cose dove l'intelligenza artificiale si è ricevuto un bel niente. Però c'è quell'aspetto lì che, diciamo che, si lusinga tutti, no? Diventare degli speculatori di borsa, penserebbe a tutti, ma il vero problema del business grosso loro è, cioè, diciamo, lo vedo come trend tra le scienze tecniche e tecnologiche. La meccanica parte, diciamo, avendo un valore, dando un valore al sistema meccanico, cioè un peso specifico. Con l'elettronica cambiano le scale, no? Cioè le scale diventano dal pezzo alle centinaia o migliaia di pezzi, sfruttando una tecnologia che usa materiale estremamente povero, no? Sapete tutti di cosa sono fatti i componenti elettronici, il silicio, di fatto, no? La sabbia del mare, no? La pipì, un po' semplificata, ma ci sono le famose terre rare di cui magari vogliamo parlare, però voglio dire, sicuramente
si passa da una scala 1 a una scala 1000. Qui si prova con il web, se volete, l'hanno già fatto, sono passati dalla scala 1000 alla scala 1 milione, no? Cioè, il loro mercato sono 7 miliardi di abitanti di questo benedetto pallone che si chiama Terra, no? E qui è la stessa cosa, cioè loro vendranno al, diciamo, al produttore classico la tua profilazione, perché a quello là gli serve sapere chi comprerà più macchine blu rispetto, e quindi decide diciamo il colore dare alla macchina, lo banalizzo. Comunque quello secondo me è la molla economica, e beh, questa direi che non gli funziona già oggi, secondo me non è così. E poi qui invece chiedo a voi, cioè i famosi generatori di linguaggio, no? E qui ci sono arrivati, cioè che non è un passaggio secondo me banale, cioè per banale intendo è meritevole di rispetto, cioè ChatGPT per esempio, se vai dentro, se guardate la storia, se tu fai un errore di ortografia lui lo corregge, ma non è che lo corregge perché fa la maestra e dice ah no, ti sei dimenticato l'accento, no? Cioè lui ha capito comunque il senso della frase, cioè l'ha capito in maniera sempre statistica, ci siamo Mirko, è sempre una, però ha capito, no? Cioè tu fai un errore, no? Sbagli una doppia, quella parola lì non esiste, no? La parola tosata, beh, non ho usato con la tisola, esiste, però adesso, cioè, voglio dire, la lingua italiana, vedo i nipotini che sono in qualche maniera hanno diciamo, influenze linguistiche diverse, cioè, le nostre doppie sono pure da poi. Ma fa già il motore di ricerca, nel senso, se dici qualcosa sbagliato ti dice forse intendevi come domande. È chiaro che quindi c'è un continuum, no, tra le due cose, non è così che, cioè, che non guarda caso, ma lo sapete che sono i due player più grossi, uno è Google e l'altro si chiama Microsoft, cioè gli hanno dato dei nomi diversi, ma OpenAI è Microsoft a tutti gli effetti, quindi i player, i giocatori, le squadre sono già definite, no? È chiaro che, cioè, lì ci sono, diciamo, anche anni di esperienza, no? E comunque, cioè, chi può dire oggi che i motori di ricerca non sono buoni, no? Cioè, sono una gran cosa, no? E quindi, vedendolo in maniera positiva, potremmo dire che anche l'intelligenza artificiale continuerà in quella cosa, però i motori di ricerca contemporaneamente, io faccio le ricerche sull'intelligenza artificiale, mi stanno tempestando gli articoli, no? Che è quello che succede, no? Oppure sei in casa, parli con uno, col tuo amico, che ne so, di qual è la razza di cane più intelligente, e il giorno dopo ti arriva una filarata di messaggi, no? Sì, cioè siamo spiati, no? Cioè, potremmo dire che siamo spiati. Secondo me è quell'esigenza lì, quindi c'è una continuità tra le due cose, non sono, cioè, non è un punto di rottura per cui il mondo si è fermato e poi un giorno uno si è svegliato e ha detto faccio un'intelligenza artificiale, non è così. Però la domanda la faccio a voi, cioè un generatore di linguaggio, quindi qui sì vediamo il discorso di prima, non solo lo capisce ma riesce anche a produrlo, no? Perché l'intelligenza artificiale, l'altra mossa grande è capisce l'input ma è anche capace di emettere un risultato che è strutturalmente, al di là dello statisticamente, guardo sempre Mirko, sono innamorato di Mirko, cioè è strutturalmente valido, no? Allora, quali sono gli effetti? Cioè, qui chiedo a voi di fare uno sforzo predittivo, no? Beh, sicuramente l'abbiamo sentito tutti, no? Gli studenti che si fanno fare il tema dell'intelligenza artificiale. È un bene o un male? Lo chiedo a voi. Se usato a livello informativo potrebbe essere bene. Lei è stata insegnata? Sì. Ma dico, a livello informativo potrebbe essere bene. Cioè, è uno strumento diverso.
Poi, se invece deve essere qualcosa di personale, l'alunno deve intervenire o la persona deve intervenire e farlo suo, quella, essere d'accordo oppure no. È uno strumento informativo, cioè io la vedrei più così. Poi va bene, se il ragazzino di 12 anni mi porta il tema scopiazzato, ma lo faceva anche prima, faceva il copia e incolla, poi dicevo io fermati e io proseguivo. Che un principio di realismo. No, ma dico, accadeva anche quello, cioè non era, parliamo di 10 anni fa, o forse anche prima, non lo so. Però provo a sintetizzare, lei dice... Potremmo considerarla come l'avvento della calcolatrice, no? Cioè prima si facevano i conti o con la matita o con il regolo per chi era, faceva conti un po' astrusi, poi a un certo punto è arrivata la Hewlett Packard, almeno io ricordo l'epoca dell'università, no? Non è mica successo poi così tanto. I ragazzi non sanno più le tabelline. I ragazzi non sanno, non conoscono più le tabelline. Mio figlio è stato suo alunno, no? Fin tanto che non dico per merito suo, ecco, no? Li portava molto a ragionare, a fare, a disfare, ma proprio a leggere, a comprendere, a relazionarsi. Ma prendendo nozioni, cioè non c'era niente di copiato, andare su Google a fare o disfare. Nella realtà, quando poi è andato alle superiori, e te l'ho detto l'altra volta, è arrivato l'iPad, quella è stata una forma limitante, perché loro lì, invece di fare lezione, siccome non erano cablate, ecco, si guardavano le partite, si guardavano, cioè, è vero. Cioè, questo era, non accadeva. No, non con alle medie, no, cioè quella doveva essere una, come dire, partito come una cosa sperimentale che poteva dare qualcosa in più, nella realtà poi è stata una cosa limitante. Anche qui credo che non riusciamo a definirla se è diseducativo o se invece è, come dire, un supporto diverso, no? E addirittura è una diversificazione. Io credo, insisto su questo, cioè anche qui nei confronti, cioè da parte degli educatori, che è un messaggio dato agli insegnanti di cui non mi sento assolutamente, come dire, capace di validità, però secondo me per l'ennesima volta il problema è di sapere cosa stai utilizzando, no? Che è invece secondo me molto in tema con la chiacchierata che stiamo facendo questa sera. Cioè, è chiaro, diciamo, un adolescente, un ragazzino non puoi mettergli addosso delle paure, no? Mi sembra che pedagogicamente sia squalificante, non sbagliato. Però invece, cioè, cercare di usare la cosa per la sua struttura interna è abbastanza importante. Faccio questa considerazione per la mia professione. Secondo me ho trovato coscienza di come funziona un calcolatore, cos'è la struttura, diciamo, meccanica interna, al di là di come è materialmente fatta, ma il suo modello, no? Che se volete è il pendolo, cioè un microprocessore, sto quasi a dire, ma come cazzo, cioè come fa a funzionare? Beh, è lo stesso discorso, no, che sto facendo dell'intelligenza artificiale. Cioè, per esempio, i corsi, vabbè, scuole medie o elementari ovviamente no, ma gli istituti tecnici, cioè, insegnare qual è la struttura della famosa macchina che vi dicevo di von Neumann, è secondo me importante. Può essere anche che magari ci sono delle carenze anche nel corpo insegnante, niente di più facile, però credo che sia l'unico antidoto. Certe cose siano state, tra virgolette, messe lì, come dire, proviamo, facciamo, senza magari una preparazione, perché anche loro. Certo. Cioè, si sono trovate tipo ignoranza, tra virgolette. Capito? Cioè, qualcosa che è anche più grande di loro, e alla fine non sono riusciti a gestirlo. È andata bene durante, vabbè, in quel caso del Covid, che loro erano già un pochettino avanti, però sinceramente è stato... Luca è anche lui un ingegnere, no? Venendo qua a parlare, io gli dicevo, guarda che rispetto alle
le dispense o gli appunti dell'altra volta, ho cambiato qualcosa perché nel frattempo ho ricercato, no? E dicevo, la posizione, io voglio dimostrare che Alexa non è un'intelligenza artificiale, no? E alla domanda gli ho detto, ma secondo te, quando io dico alla Alexa, mi fai sentire la Laura Pausini, cioè, vabbè, al di là del fatto che lei si collega materialmente, non so, si chiama Spotify, non so che cosa sia, cioè a un punto dove c'è la traccia della canzone della Laura Pausini, che a me non ha fatto niente di male, cioè la prima che mi è venuta in mente, però non sta facendo il lavoro che fa l'intelligenza artificiale. Lui mi ha detto, ma certo che è così, beh, cioè vuol dire che comunque sotto c'è un meccanismo, come dire, logico, no? Un modello della struttura che è abbastanza passato. Il problema è che questa confusione invece è oggettivamente evidente al giorno d'oggi, no? Cioè tutto, cioè, anzi, si vede la pubblicità, no? Sviluppato con intelligenza artificiale, ma brutto pirla, ma cosa stai dicendo? Ma cosa state dicendo? Cioè, ma quello è un falso. Cioè, l'intelligenza artificiale che potrà forse essere utilizzata anche come strumento di progettazione e di definizione dei prodotti. Però, cioè, è come il detersivo triologico, no? Non so se qualcuno aveva fatto una campagna pubblicitaria con il detersivo triologico. Ma siete fuori di testa, ma cosa vuol dire? È una parola che non ha senso, no? Cioè, suona bene, no? Visto che c'è il bio, è diventato trigo, ma cioè, voglio dire, ma non ci azzecca proprio per niente, no? Non lo so, non l'ho mai sentito. Però è successo, quindi è la tipo che succede. Ma credo che se poi uno, voglio dire, vuole fare la zecca garbugli, ne trova di 100.000 cose. Chiaro, no? Li giustifichiamo perché comunque l'advertising, no? Cioè, funziona anche così. Beh, però su quell'argomento lì che sta anche un po' preoccupando tanta gente, secondo me bisognerebbe andarci leggeri, come del resto quella signora che dicevo, che non so chi fosse, perché non, l'ho solo sentita, no? Ma questo ha detto, ma ragazzi, stiamo attenti perché stiamo parlando di un'intelligenza superiore, ma sei fuori di testa. Cioè, voglio dire, vabbè, se mi stai parlando che il futuro potrebbe essere anche come quello di Matrix, sì, però qualcuno gli diceva, ma la trappola è 8 di mattina, anche no, cioè voglio dire, cioè va bene, no? Possiamo giustificare questi discorsi un po' così da baraccone, però non dovrebbe essere così. E tornando all'argomento, secondo me sulle tecnologie c'è una carenza di questo tipo, no? E anche qui è successo o ci hanno voluto arrivare a questo? È difficile dare una risposta. Comunque questo invece, chi mi aveva già sentito, a parte quando volete fare una sosta, cioè qualcuno di confermare. Andiamo avanti. Allora, è un fatto storico. Io dico, ci sono anche degli utilizzi buoni dell'intelligenza artificiale. Immaginate un'azienda che, ha un po' fatto questa operazione di plagio, però ha intuito, quindi è una cosa che esiste, è attuale. Hanno chiuso dei contratti con i grandi player internazionali di trasporto e loro vendono un'intelligenza artificiale che sa tutto dei trasporti via mare, cioè trasporti in generale. Risultato di questo lavoro, che non è l'intelligenza artificiale, cioè hanno messo in programma, anche qui poi in qualche maniera potresti anche parificarlo, comunque voi immaginate la nave che parte dal Vietnam diretta a Buenos Aires, possibile, no? Adesso me ne invento. Il 37esimo container che conteneva queste cose qui, cioè queste informazioni in che lingua saranno scritte? O spagnolo o vietnamita, perché sono andate lì,
o bilingue. Magari immaginate un vietnamita che scrive spagnolo o uno spagnolo, diciamo, un spagnolo o un argentino che va a azzeccare se cioè mi chiama il traduttore e dice ma quello che hanno scritto in vietnamita è giusto. Anche no, no? Però loro hanno fatto questo lavoro, risultato di... non vi so dire la struttura, comunque stiamo parlando 30-40 tecnici, gente abbastanza alta, no? come capacità tecniche, fanno questa cosa, digeriscono tutta cosa, questo lavoro e si trovano di fronte a 7 miliardi di record. 7 miliardi. E ovviamente c'è anche il problema di flusso, appena sono arrivati già prima dei 7 miliardi, però comunque lo possiamo immaginare, no? L'ufficio, la direzione commerciale che diceva dai che lo vendiamo, dai che lo vendiamo, perché io ho la gente che aspetta delle risposte, e cominciano ad andare, no? Poi c'è uno che dice ma fatemi capire, io ho cercato, volevo sapere, ovviamente le domande me le invento, no? Però io volevo sapere quanti viti M6 di un acciaio speciale passavano dalla Cina verso gli Stati Uniti, no? Perché io voglio, per esempio, voglio mettermi su questo mercato, no? E quindi è una domanda anche legittima, l'ho fatta a questo, loro l'hanno presentato come intelligenza artificiale, ma in realtà è solo un database, no? È un archivio. E disse, però io ho scoperto che lì c'è qualche errore. Ci siamo, perché nessuno gli ha detto state dicendo delle stronzate, però sono cominciati a arrivare, si chiamano i ticket, no? Quando apri, cioè qualcuno che dice lì c'è un errore, che qui si collega al discorso prima degli errori. Qualcuno di questi, diciamo, personaggi di valore si è cominciato a dire, sì, grazie, perché per esempio per il Vietnam scrivere nome, cognome o è la stessa cosa. Loro sono partiti per esempio facendo fare la traduzione, perché immaginate quante lingue hanno trovato, no? Quindi per loro il primo traduttore è stato Google, il traduttore di Google. E anche lì gli errori apri di cero, no? Ma di questo si erano accorti, no? Perché per esempio avevano un destinatario che era Industry Not Found, Name Not Found, no? Cioè dalle traduzioni il traduttore non riusciva a sbrogliare la matassa, dava una risposta che andava dentro le famosi 7 miliardi e sono nate un'azienda che si chiamava Name Not Found per migliaia di accadimenti, no? Ma questi diciamo che erano gli errori che hanno risolto già la partenza. Siamo già alla fase 2, no? Alla release 2. Qualcuno comincia a fare ha usato lo strumento e ha trovato gli errori, perché poi li trovi. Beh, loro hanno fatto un'analisi statistica e hanno detto, così a occhio, noi su 7 miliardi di record ci avremo qualche milione di record sbagliati. Cioè, che non vuol dire che tutta l'informazione era sbagliata, ma che diciamo nei supporti di informazione, se volete le etichette, no? C'erano degli errori, che però al loro utente creava dei problemi, perché l'utente a volte viaggia con la chiave primaria, ma poi con altre chiavi, perché se deve poter seguire il suo flusso logico, no? Come lo risolviamo questo problema? Cioè, verificando che sulla segnalazione, le prime se le hanno capito, no? Cioè, la segnalazione gli ha permesso di capire che c'era l'errore. Ma contemporaneamente si sono accorti che non erano capaci di risolvere il problema in maniera strutturale. Si sono rivolti all'intelligenza artificiale. Ci hanno messo 4 settimane per arrestarli, il 90% di quegli errori li hanno tolti. Beh, secondo me. In questo caso, cioè, è quello che io vi dico qui. Ma con una quantità di risorse, vabbè, in inglese chiamano manpower, no, io fate fare il figo, no? Che di fatto rende la cosa non applicabile. Cioè, perché se sono 10, diciamo un milione di record, una persona risolve un problema al giorno,
c'è bisogno di 1 milione di dipendenti, vabbè, o comunque diciamo parecchie migliaia con un anno di tempo, no? Cioè, se è usata così, secondo me ne vale la pena. Stessa cosa che è successa alla stessa azienda, io non vi dico il nome perché non sono autorizzato, però è un dato storico. Credo che la domanda gliel'abbia fatto probabilmente un ente governativo americano. Adesso è notizia di questi giorni che anche in Italia siamo attenzionati sul fentanyl, no? Che è quella droga per cui vedi in giro la gente che sembrano degli zombie. Beh, l'ente gli dice, ma voi che sapete tutto, cioè che sapete tutto delle trasporti, io ho fatto l'esempio meccanico, ma prodotti chimici, eccetera, eccetera. Beh, cioè, la formula chimica è nota, no? Il processo di produzione c'è, cioè, mettete dentro, cioè fatela voi per me la ricerca, io non sono capace di farla, ma io conto che il vostro archivio sia utile per sapere dove vanno i materiali, li unite a queste cose, diciamo, il processo di costruzione e, diciamo, delle posizioni geografiche che rendono la cosa fattibile, no? Cioè, per fare questa cosa io non giuro che non so come si fa il fentanyl, ma non credo che basti avere una pentola sul fornello, no? Bisognerà avere dei reattori, quindi diciamo una parvenza di struttura industriale, magari un po' nell'ombra, eccetera, eccetera. Beh, loro hanno, sull'esperienza della prima cosa, hanno provato a fare anche la seconda e gli ha tirato fuori 5.000 posti al mondo. Il dato prendetelo per buono, mi sono sbilanciato a darvi questa cosa. 5.000 posti produzionati. 5.000 nel mondo, E chi gliel'ha commissionato ha detto, buono, metà di quelli erano già attenzionati. Quindi non ci deve. Quindi non c'è andata tanto lontano. Cioè, quindi ci sono applicazioni che servono. Sì, che servono, che sono, cioè sono utili, no? Certo. Sono utili, no? E magari limitarle, cercare di non andare oltre, su queste cose bisogna stare lì. Bello di. La parte bella della mia vista, non c'è più niente. Vabbè, io su queste, se chi è interessato mi direi di, cioè queste volevano essere, diciamo, i tipi di intelligenza, cioè sono delle macro criteri, però quella che può essere interessante oggi, che sono tipo ChatGPT, sono quelle che vengono dette generative, perché non solo hanno l'input ma hanno anche l'output, cioè quindi creano. Ma nel campo delle applicazioni, io prima l'ho saltato, però sicuramente uno di quelli che si è dimostrato, probabilmente non a caso hanno fatto quella puntata di Doc, no? Sembrerebbe che nell'analisi dei tessuti malati oggettivamente sia uno strumento, però così è solo un input, no? È un sistema che funziona, cioè tu gli dici, senti, ti guardi sta cosa qui e gli dici se potrebbe essere indice di un qualcosa, ma la risposta è sì, no, o però non ti dice qual è la cura, no? Qui seguo l'esempio che ci faceva la signora, no? Diciamo che quelle generative invece sono molto più orientate alla produzione o di immagini o di testi. Quindi quando fanno testi, torniamo al punto di prima, cioè i temi per i ragazzi, anzi io poi mi sono perso nel discorso, perché era, adesso sto andando avanti, scusate, questi, no? Cioè quando si diceva generatore di linguaggio, le fake, perché possono, credo che quando fake possiamo mettere, cioè influenzare le opinioni pubbliche, e l'intrattenimento, questo sì, cioè secondo me il risultato sull'intrattenimento sarà un decadimento della qualità come dire culturale, adesso poi ognuno su questo avrà la sua sensibilità.
qual è la forma, diciamo, di intrattenimento più bello che c'è? Proviamo a rispondere per vedere. No, te l'ho detto anche l'altra volta, guardo poco la tele, per cui non saprei. No, beh, però, intrattenimento, se fosse televisivo. Non solo televisivo, cioè voglio dire, se io voglio occupare nella maniera più divertente il mio tempo libero. No, la televisione potrebbe se fosse essere. Se fosse per me, è stare insieme alle persone, stare insieme. Quindi cioè, fare gruppo, la conversazione. Diciamo. Sì, certo. Qualcuno c'ha qualche altra idea? Camminare in montagna al tempo libero da solitario. Qui l'intelligenza artificiale non credo che dia. No, però, cioè, sì, vabbè, no. Diciamo, vabbè, sono punti di vista. Comunque, vabbè, non so, io vi dico la mia, no? Cioè, secondo me la forma artistica divertente più bella che ha inventato l'uomo è il teatro, per me. Teatro. È un oggettivo che sta morendo, è un oggettivo che sta morendo. Cioè, e probabilmente il cinema non è che ti ha dato una spallata mica da ridere, no? Da questo punto di vista. Beh, secondo me quel meccanismo, cioè un po' così di decadenza, no? del livello culturale, lo si è visto, credo, nella musica, lo vediamo con le pay TV, no? Le pay TV ti hanno detto ti faccio spendere poco, però puoi vedere qualcosa senza pubblicità, e uno dice ma io faccio 10 euro, 15 euro al mese lo fa. Cioè, ma il risultato che dice la merda, tanto come dall'altra parte, no? Cioè, scusate se qualche volta sono un po' triviale, però credo che renda bene l'idea, no? Cioè, secondo me questo è uno dei rischi, però ho lasciato dei puntini perché mi piacerebbe che qualcuno si ingegnasse, no? A pensare cosa potrebbe fare questa l'intelligenza artificiale, che contemporaneamente diventerebbe una forma di applicazione dell'intelligenza artificiale intelligente costruttiva, no? Cioè anche, come dire, cercando di vendere, no? Facendo mercato, però cioè, quell'azione lì è comunque ha una sua positività rispetto all'utilizzo del mezzo. Diciamo, non mi sono spremuto particolarmente le meningi su questo argomento. Come diceva all'inizio, le partite di scacchi. Se a uno piace giocare a scacchi, può giocare con l'intelligenza artificiale. Ah, per esempio. Beh, non lo so, io... Può giocare a pallone, può giocare a scacchi. Beh, ecco, lì la vedo abbastanza difficile, no? Perché è appassionato di calcio. Se perdi un Maradona all'improvviso per le tue statistiche. Secondo me questo si collega al discorso della manualità. Secondo me, professionalmente, quelli che devono essere meno preoccupati sono gli artigiani. Cioè, ma ce ne sono? È vero che ce ne sono pochi, però cioè, voglio dire, guardando il trend, no? Spariranno. Cioè, nel senso, nel settore sono, cioè, adesso conosco il tuo sindaco, costruiscono già la chiesa le da sé. Non ce ne sarà, però quello che è da... Se torniamo ad andare le cose indirizzate negli anni, dove non arriveranno le macchine, ci portano e siamo indirizzati verso chi ci porta i grandi, no? Andiamo sui supermercati, sui negozi, cioè tutta questa cosa che vuole corsi da gente che ci indirizza e che ci porta nella direzione. Questo per esempio la piccola industria potrebbe prendere delle belle spallate, no? Perché cioè, la specializzazione viene un po' inglobata, la specializzazione industriale viene inglobata poi da pianificazioni che danno in pasto queste cose. Però tanto ci conosciamo quasi tutti, no? A chi non conoscevo questo nome, ma cioè, anche nel tuo lavoro, no? Però c'è stato questo momento, ma adesso poi quando vai sul manuale cioè, c'è bisogno della persona, del singolo, no? E vabbè, diciamo, teniamocelo come
diciamo, come ancora di salvezza. No? Prendiamo, io diciamo che vabbè, le intelligenze più moderne sono le generative. Leggetevi questa cosa qui su quello che dovrebbe essere la vera intelligenza di tumore. Allora, oggi, questo è, io volutamente vi ho scritto da dove l'ho preso, copia e incolla, si chiama AWS, Amazon Web Services. Amazon avete capito chi è, ok? È quello che mi porta la roba a casa. Lui, beh, diciamo, la struttura web, sappiamo cos'è, services, servizio, cioè è il business più grosso di Amazon. È il business più grosso. Il 50% delle aziende ormai lavorano sul cloud, il cloud è quella roba lì. Anche qui privacy. Allora, loro non esiste, sì, non esiste la privacy, mi chiamano tutte le ore, hanno il mio numero, non so come fanno. Vabbè, sì, diciamo, vabbè, è giusto che noi pensiamo alla privacy come una cosa individuale, ma esiste anche una privacy, diciamo, industriale, no? Le tecnologie, eccetera, eccetera. Cioè, e qui è lo stesso discorso di prima, ma quando le aziende vanno sul cloud, cioè sono obbligate, cioè sono quasi obbligate, costa meno, non c'hai i cazzi, ti danno delle garanzie e le normative le hai superate tutte, no? Cioè, poi è vero che ogni volta che loro cambiano tu devi capire, insegnare alle tue persone come entrare nel computer, però, cioè, hanno detto in maniera brutale, fatto fuori il responsabile dei computer, non hanno bisogno di, una, di un locale climatizzato, non hanno bisogno della dualità e non hanno bisogno di storage di sicurezza, perché voglio dire, io vengo dal mondo industriale, no? In una posizione da piccolissima azienda, però quando ci siamo certificati con la qualità ci hanno detto ma voi fate progetti, ma li fate i backup? Cazzo, se li fate? Sì, certo, ma dove li tenete? Abbiamo una pila di CD e se qua abbiamo un incendio brucia il computer, ma bruciamo anche i due CD, no? Cioè che è tutto facile, no, è banale, no? È banale, però quella roba lì che capisci tutto questo, loro dicono che gli storage sono multistato. Cioè il tuo archivio è salvato giornalmente, non in multistato. Cioè il calcolatore di Amazon è salvato in punti diversi del mondo. Quindi se brucia. Che non è, la caratteristica, voglio dire, comunque al di là di questa, che anche se loro non dicono di essere interessati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Amazon in questo momento è un osservatore, perché sa di lì chi sarà un ospite, no? In qualche maniera. Comunque la definiscono, io questa cosa l'ho copiata 3 giorni fa, è un campo di ricerca, l'AGI. Mi permetto di fare... Allora, sempre dico, le tecnologie attuali di IA operano tutte all'interno di una gamma di parametri predeterminati, che è quello che vi dicevo prima, cioè sono comunque delle cose molto specializzate. Quindi quando ci dicono l'intelligenza artificiale come se fosse un tutt'uno, no? Come diciamo il sistema di Matrix o nel film, cioè in realtà ce la stanno un pochettino raccontando. Però questa era la data prevista, 2028. E oggi cominciano a dire che il dato di rilascio è il 2028. Anticipano. Che è domani, eh. Cioè, quindi se escono dal campo di ricerca e dicono che sono riusciti a farcela, beh, lì le cose cambiano. Vabbè. Allora, queste potrebbero essere invece cose che ci siamo già detti, ma abbastanza importanti. Allora,
la profilazione che è basata su rapporti esistenti, cioè su dati che sono esistenti, quindi razzismo, sessismo, pregiudizio continueranno ad esistere, anzi possono essere solo rinforzati. Io credo che se valgono ancora i principi del ragionamento logico, beh, questo sembra un ragionamento logico. Se lì c'è dentro il razzismo, vuol dire che la nostra sarà una società, se sarà comandata dall'intelligenza artificiale, che potrà essere solo razzista. Cioè, la famosa rivoluzione non può venire, c'è un'altra rivoluzione che è quella del politically correct, ma anche no, fondamentalmente. Ecco, questa cosa qui, il secondo punto però questo sì che è legato alla famosa privacy. Fidiamoci che almeno nei nostri stati, che comunque con tutti i difetti che hanno, comunque hanno anche dei pregi, no? Cioè, secondo me noi oggi siamo troppo critici rispetto alle caratteristiche del nostro modo di vivere. È vero, questo è giustificato da un lato da una specie di impoverimento, no? Che è proprio economico, no? Una difficoltà sempre maggiore nel rispettare un re, e è chiaro che la gente così non diventa ottimista, no? Cioè, è sempre per il principio del ragionamento logico, no? Però comunque viviamo ancora in società, no? Possiamo dire stati, comunque sistemi di potere che hanno, delle controindicazioni o dei rapporti di controllo, no? Il problema esiste, questo sembra che se ne siano accorti almeno in Europa, e quindi teniamo per quello che vale un sospiro di sollievo. Idem per la privacy, perché comunque questo è, dovremmo dire che quello che fanno, ma già quello che fanno adesso, non solo quello, già quello che faceva la guerra, cioè queste telefonate che ti arrivano tutti i giorni, dici cambia la fibra, cioè, ma anche no, cioè, voglio dire, quindi cioè, pensare che questo, cioè, è un'azione dell'intelligenza artificiale, sì, perché si intensificherà fondamentalmente, però non c'è niente di nuovo. Questo era quello che vi dicevo prima, cioè secondo me, o comunque non secondo me, ma secondo una lettura della situazione, in realtà l'intelligenza artificiale nasce utilizzando una matematica che esisteva già, ed esisteva già da 30 anni, no? Perché se vi ricordate ha portato al machine learning, no? Quindi diciamo i matematici che fanno sono gente che vive sulle nuvole, no? Avevano già pensato a questa cosa potenziale. Pensate, torno ancora a Turing, no? Che si è posto il problema dicendo: ma noi stiamo ottenendo dalla macchina dei risultati interessanti, ma possiamo, cioè fondamentalmente si è fatto questa domanda, ma sto coso che abbiamo fatto possiamo dire che è intelligente? E ragionando come dovrebbe ragionare, una persona nella nostra cultura, dice: beh, allora proviamo a pensare a come lo possiamo controllare. Cioè, lui si è fatto questa domanda, il famoso imitation game, è il gioco che si dovrebbe fare con una macchina per poter dire se questa macchina è intelligente o non è intelligente. Quindi, cioè, la contraddizione, se volete, la cosa che non torna è che loro ce la stanno vendendo come una cosa che nel 2020 Google si è svegliato, ha detto: ma sì, forse il business del motore di ricerca è finito e vendiamo una cosa più bella, no? Questa è un po' la narrazione, in realtà è la stessa roba cercando di portare a casa più risultati. Il modello di business è sempre quello.
siamo, vedo che nessuno obietta. Sempre come considerazioni, questo, cioè, diciamo che però si sta un po', come dire, perdendo di valore, cioè, però ci hanno provato, no? Anche se pensate ai signori di Tesla, no? Quando staccano ti dicono, cioè loro cercano di autoregolamentarsi, perché dicono non c'è nessun regolamento che sia capace di dire contenere quello che noi possiamo fare con questo strumento. Sì, in parte è vero, ma anche no, no, cioè voglio dire, secondo me è una posizione perlomeno pericolosa. Sì, vabbè, questo propone le proposte sulle commissioni, no? Cioè tipo commissioni parlamentari. Sta di fatto che invece cercano di scaricare la responsabilità, no? Cioè se è autoregolamentare vuol dire, beh, poi diventa, allora, cioè, diciamocelo. E questa l'ultima, sì, potrebbe essere anche un elemento di innovazione, cioè per tutti quelli che hanno vissuto in qualche maniera o da dentro o hanno potuto osservare uno sviluppo di un prodotto, cioè esiste un'idea, e dall'idea nasce il piano finanziario, questo è l'iter, no? Cioè quanti soldi mi servono e quanto tempo ho bisogno per mettere a terra questa cosa, fai partire la cosa, la costruisci, la provi e poi la vendi. Questi stanno vendendo intanto che costruiscono. Quindi io non le metto neanche nelle critiche, no? Però meritano di essere viste. Sempre è monopolio, chiaramente è un monopolio che non è mai democratico, non riconosce gli errori. Questa cosa qui dell'idolatria del genio, diciamo che è già col web, no? Steve Jobs, Zuckerberg, ma sono queste grandi persone che vogliono farci credere che siano. Io dico di no. Io dico di no. Cioè, nel senso, sì, vabbè, è un po' il fenomeno Berlusconi, no, in Italia, ma insomma, se una persona comunque riesce a mettere in piedi, diciamo, una struttura industriale, no, con posti di lavoro, con profitti, perché sono nelle regole del gioco, ma perché non dargli, come dire, un riconoscimento di abilità? Però da questo dire che sei un genio, cioè per me un genio è Turing, cioè non Zuckerberg, per intenderci. Io l'impressione che ce la stiano proponendo, no? Cioè Zuckerberg a un certo punto dice: ah beh, adesso ho avuto l'illuminazione, useremo Meta, no? E chiama tutto Meta, no? Ma anche Roma, no? Cioè voglio dire, il messaggio mio, no? Cerchiamo di non farci abbindolare da queste cose qui, perché non è così, no? Non è così, non è così. Cioè loro hanno trovato quel sistema, e voglio dire, non manchiamo di rispetto, no? Per l'educazione, ma anche come riconoscimento, cioè hanno trovato un sistema per cui hanno cambiato questa famosa scala da 1000 a 1.000.000, no? Quello che vi dicevo prima, e hanno utilizzato e l'hanno capito utilizzando una tecnologia che non era nata per fare quello, perché il web non è nato per fare quello, cioè le ricadute che noi oggi abbiamo, no? Per cui, cioè, il famoso mobile si attacca a internet ed è il nostro computer in tasca, cioè non usa il web per quello che è stato fatto. Il web è stato fatto per permettere a due siti, tipicamente militari, perché erano fatti militari, di potersi scambiare dati anche in caso di incidenti sulla comunicazione. Io sono la base di Aviano, che ricevo un ordine dalla base militare del supermercato con gli americani, ma non ce l'ho, con la base Pentagono,
è caduto un Ponteratti. Capiamo cosa fanno, fa alzare gli aerei. Questo era il problema che avevano i militari. Visto dal punto di vista degli americani, poi la cosa era... Cioè, provate a pensarlo nel dopoguerra, no? Hanno fatto... Cioè, dovevano controllare il mondo, avevano un nemico, perché insomma, non era anche legittimo, no? Che vedessero l'Unione Sovietica come un nemico, e qualcuno faceva... era lì a considerare meglio che partiamo prima noi, aspettiamo che facciano la prima mossa loro, no? Che era una roba da pazzi e forse ci stiamo tornando a questa cosa, ma al di là di questo, il problema tecnico, cioè avevano un sistema militare distribuito sul territorio e cioè, è chiaro che i militari non hanno mai usato il telefono, no? Cioè il loro sistema telefonico ce l'aveva. Però il quesito che si sono fatti è il sistema telefonico ha quel problema che dicevi tu prima, no? Se cade un'antenna la comunicazione non c'è più. Quindi il web è nato, il web cioè come sistema tecnologico era un sistema per cui tutti, se volete torniamo in qualche maniera, assomiglia un po' alla rete neurale, ma non è fatta per quella cosa lì. Cioè ogni punto può raggiungere gli altri punti facendo un percorso attraverso gli altri punti puramente casuale. Questo è il web. Internet è questo. Gli americani, cioè gli americani militari a un certo punto hanno pensato, probabilmente con l'avvento dei satelliti, che a loro non serviva più, e hanno detto, signore, se lo volete usare lì. Questa è la storia. Questa è la storia. Cioè, proviamo a pensare cosa può. Cosa ha fatto Steve Jobs con l'iPad, però per esempio questo ve lo posso garantire perché io ho vissuto il far west del digitale. Sapete qual è la grande invenzione che ha fatto di Steve Jobs? Questo. Il mouse è stato inventato da Steve Jobs. Che chi di voi non usa durante il giorno il mouse, cioè vabbè, in tutte le sue forme geometriche, vabbè, adesso poi con i sistemi touch è stato anche un po' sorpassato. Però se io chiedevo Mirko, tu perché conoscevi Steve Jobs? Per l'iPad. L'ha inventato, ha fatto il Macintosh, che forse qualcuno ha visto in giro, è stato l'azienda stava chiudendo e poi, quando si è preso per la gola, probabilmente, quindi l'uomo era un uomo di valore, no? Però cioè, se gli dobbiamo dare la sua grande rivoluzione è stata il mouse, non il cellulare, no? Perché sì, ma i sistemi touch già esistevano, no? I telefonini non li ha mica inventati lui, no? È Mirko che mi sembra giovane, non se lo ricordo. La signora se la ricorda così, i Nokia, Motorola, Nokia, eccetera, eccetera. Prima che non ricordarli. Però voglio dire, cioè, secondo me non è legittimo dare quel classico, mentre invece i suoi veri. Quindi, tornando alla mia cosa, cioè, c'è un po' questa storia del culto di un genio che in realtà è solo un culto, no? Questo che lo danno per inevitabile è un'altra cosa che secondo me, almeno ci ho provato a dimostrarlo, che potrebbe, no, essere evitabile no, ma potrebbe diventare evitabile perché non la fanno a fare tutto quello che c'è in mente di farlo, no? Però, cioè, se noi ascoltiamo diciamo, il messaggio, no, è inevitabile. E vabbè, la deresponsabilizzazione dicono, insomma, potete mettere sulle spalle di Google, di Tesla, tutte le colpe di questa terra. Tu vuoi entrare in un mercato, assumiti anche le tue responsabilità, secondo me. Però, vabbè, è tipico del male, poi era finito, noi siamo arrivati in fondo. Allora, quello che hanno fatto questi diciamo, cinque signori, questa decina di manipolo di persone che abbiamo dimostrato che guadagniamo tantissimo, no? Sicuramente fanno quella che viene chiamata, ma giusto come cultura, la culture gap,
cioè portare elementi dalla loro parte, e lo fanno semplicemente con i soldi, no? Che sono stipendi, ma potrebbero essere le consulenze, le posizioni, cioè ci sono fior fiori di professori universitari che sono diventati dirigenti di queste strutture tipo OpenAI. Magari hanno fatto anche la scelta migliore in quel momento, però sai, un professore universitario che diventa direttore marketing di un'azienda che lavora sull'intelligenza artificiale, io mi sento dire anche lì che anche no, non mi sembra tanto, tanto, come dire, pertinente. Allora, ovviamente qui il titolo è il problema, questo ce lo siamo detti, no? Se vincono loro e noi non siamo consapevoli di quello che stanno facendo, noi possiamo solo diventare pecore. Beh, io non so a voi, a me sinceramente la cosa non mi aggrada più di tanto. Beh, se me lo dicono, cioè sono anche disposto ogni tanto a fare meno, però me lo devo dire, chiedo questa cosa qui. Questa è bellissima invece. Cioè, spesso ce la propongono come, cioè, il legato, no, perché c'ha il, come lo chiamano, il lavoro agile, no? Il lavoro agile, cioè tutto miniaturizzato, con cose a bassa energia. Il problema è questo. Cioè, la notizia, poi vabbè, sono notizie su, quindi saranno delle fake. Cioè, alcuni stati degli Stati Uniti, soprattutto quelli che hanno regolamentazioni di facilitazione, dicono di essere molto preoccupati da qui a 2 anni, perché non saranno più in grado, cioè hanno piani di costruzione di data center, cioè diciamo di siti di elaborazione che servono allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dicono, ma non abbiamo, come dire, non abbiamo né il tempo materiale, ma neanche i piani per fornire quell'energia lì. E non credo che durante la notte non vogliamo usare il ChatGPT così a occhio, quindi che non la vengono a raccontare, no? Che non la vengono a raccontare. Ah, ma ci abbiamo le batterie, parla di coglioni, cioè, scusate. Ma di cosa stiamo parlando? No? L'altra cosa che è interessante è le terre rare, perché siamo già pecore. Sapete quel rare lì come andrebbe letto? Andrebbe letto in inglese, che è rare, che non vuol dire raro nel senso che non si trova. Di queste terre ce n'è quante ne vogliamo, ce n'è quante ne vogliamo anche in Italia. Il problema è che per tirare fuori quelle che ci servono dobbiamo fare piazza pulita delle montagne, di montagne. Magari risolviamo il problema dell'aria inquinata in un'altra guadagno, cioè, però anche no. Cosa ci servono? Non nevica neanche più. Credo via le montagne. Per esempio, il Wilson non sarebbe la no, ma poi banalmente c'è questo problema che abbiamo noi. Quando lo vai a fare in Africa, se va bene, no? Se lo fai non portatemi a estremizzare la cosa, ma anche nel paesino di montagna si è disabitato, ma se la prospettiva è che demoliscono la montagna, tu sei proprietario di quella casa che magari usi 15 giorni all'anno, non saresti proprio. Siamo riusciti a fare il tunnel, figuriamoci se prendiamo il... Però io insisto su questa cosa, cioè tutti, per esempio, la televisione la legge quella cosa come rare. Cioè, il problema è la Cina che sta diventando il nostro nemico, perché è vero che oggi ha il controllo della produzione di queste cose, ma non è perché queste terre sono rare. Anche la famosa Ucraina, no? Che ci hanno raccontato che la Russia vuole occupare l'Ucraina per le terre rare. Ma che minchia stanno dicendo? Ma cosa minchia? Cioè, guardate, non voglio giustificare Putin, ma sì, probabilmente l'Ucraina rispetto a qualche altro posto, probabilmente da colonia potrebbe essere utilizzata per... Ma questa cosa qui, quella sì che è una fake.
quella sì che è una fake. Il problema è che le quantità di questi minerali di cui abbiamo bisogno, che sono è come se fossero solubili nei terreni, no? Nelle rocce, creano una devastazione per il mondo che è bestiale. Ci avete per raccontarmi che quella lì è una roba, è un sistema verde, no? Ecologicamente compatibile. L'occupazione, io chiaramente esiste, credo di averlo anche analizzato, e questo è interessante. Nuovi sistemi di proprietà. Nel Far West poi sono arrivati gli stati, ma prima arrivava, cioè noi lo vediamo nei film, no? Almeno non da sceriffo ma da giudice, diceva, quel pezzo lì è tutto tuo, no? Perché era il suo amico, no? E qui ci sono, cioè il famoso concetto della proprietà intellettuale, ma soprattutto della proprietà intellettuale dell'intelligenza artificiale. Cioè, al di là del fatto che non c'è, come dire, la fantascienza, no? È un'applicazione di, come dire, teorie matematiche, è un'applicazione matematica, però per metterle in piedi ci vogliono strutture, quindi capacità finanziarie molto alte, perché quella lì dovrebbe essere una cosa, cioè, dal loro punto di vista dicono, se io metto miliardi di dollari dovrò anche prima o poi avere un ritorno dell'investimento. Però l'atteggiamento, cioè in realtà probabilmente hanno anche dei problemi loro, cioè per esempio non è brevettabile, l'ufficio brevetti non riconosce questi algoritmi come delle innovazioni. Adesso è una forzatura mia, perché non so se qualcuno ci ha mai provato, però è verosimile di sì, perché l'ufficio brevetti ti accetta l'implementazione di un'idea nuova, no? Deve essere, cioè quello che fa l'ufficio brevetti è che controlla che quell'idea sia un'idea tua e che non è mai stata realizzata da nessuno. Qui loro non stanno facendo assolutamente una cosa del genere, no? Però contemporaneamente hanno comunque un problema, dire, ma io ho messo dei miliardi, no? Cioè, questo pensare all'intelligenza artificiale che spara. Chi è che ha detto che diceva dell'aviazione? Io. Ci stiamo rendendo conto che la battaglia in Ucraina lo stanno combattendo esattamente come la prima guerra mondiale. Chi esce, chi mette il naso fuori dalla trincea? Sì, sì. Sì. Questa è una guerra. È vero che lo fanno con l'aviazione, ma non lo fanno con gli aeroplani, lo fanno con i droni. Con i droni. Però immaginate una flotta di droni comandati dall'intelligenza artificiale, mamma mia, che brividi, ragazzi! Non ha etica, l'intelligenza artificiale, possono infilare l'etica. Come fanno? Ce l'ha neanche quelli di adesso. No, beh, l'etica è un minimo. Sì, però voglio dire, cioè ancora oggi, cioè, prendiamo il caso dell'Ucraina come ci viene proposto. È arrivato un missile su Kiev, però, cioè un missile che avrà un sistema di guida, ma c'è qualcuno che ha deciso di sparare, quindi ce l'hai uno a cui andare a tirare le orecchie, no? In qualche maniera, infatti si sente che ogni tanto cambiano il generale. Ma soprattutto non c'è nessuno che può seguire perché lei decide di sparare su Kiev invece che su Odessa, no? Cioè questo è il passaggio che secondo me fa paura, no? Cioè il meccanismo logico che ha portato l'intelligenza artificiale a decidere che l'obiettivo è quello lì, è A piuttosto che B, e non è controllabile. Giuro che questa cosa qui a me fa abbastanza paura. Vabbè, l'altro è quello dell'università. Purtroppo. Questo è una novità. Chi ha voglia di leggerlo, vediamo se riuscite. A me è piaciuto. Poi vi dico, nessuno sa chi è questo signor Ruggeri, che non è il cantante. C'eravamo arrivati, no? Senza togliere niente. Ruggeri.
ed è, potrebbe anche essere una soluzione, secondo me, qualora l'intelligenza artificiale tipo AGI dovesse prendere piede e diventare il matrix della situazione. Lì, in quello spazio in cui parlo lui, non arriverà. A me è piaciuto tantissimo. Però io ho fatto, vai indietro il social GPT, quando l'ho letto, sono andato su chat GPT e gli ho chiesto cos'è una metafora. No, deve essere uno delle fortune, non c'è, sta perso. Adesso no, oppure mi fai un esempio di metafora? Questo è un esempio di cos'è una produzione. La generazione di un linguaggio. Una metafora, una figura retorica, consiste nell'identificare un termine con un altro sulla base di una relazione di somiglianza che esiste tra di loro. Tanta roba questa. In realtà, Mirko, cos'è quella lì? Una risposta statistica. Lei non capisce quello che ha scritto. Lei l'ha solo scritto. Avete capito dove è? Ed è decisamente maschio o femmina? Maschio e femmina? Statistica. Statistica. Oppure consigli di genere maschile o femminile. Attenzione che c'è la via questo. È una cosa importante se ci si vuole divertire. C'è anche la via di mezzo. Comunque, come viene formulata la domanda, fa una bella differenza. Se senti, cerca di non rispondere. Ecco, questo è un quando arriva il problema, non so niente. Stacco l'intelligenza e... Bene. Beh, sembra di avere a che fare con un essere intelligente, no? Cioè, le risposte sono coerenti. Io insisto su questa cosa qui, attenzione, non facciamoci ingannare, cioè è una bella risposta, apprezziamo il risultato del lavoro, di un lavoro che è notevole. Però in realtà non pensiamo che chi ci risponde si renda conto di quello che ci sta dicendo. È questo che manca. E mancherà anche nell'AGI. Per l'AGI sarà esattamente la stessa cosa. Bene. Non lo so. Io, qualcuno è interessato a sapere come Turing voleva valutare se una macchina intelligente. Allora, lui, perché dopo la presentazione chiedo a Clara se se lo ricordo, ho detto però io l'ho studiato a scuola ma non me lo ricordo più, no? Allora sono andato, ho detto, un po' di pulizia mentale ogni tanto non fa male. Cioè, lui immagina un esaminatore, diciamo, chi deve decidere, che dovrà decidere se la macchina che ha di fronte, cioè, diciamo, questa macchina è capace di intelligenza o meno, e quindi immagina il test in questa maniera. L'esaminatore che chiama per n volte due persone che lui non conosce e non sa se sono maschi, se sono femmine, se sono adulti, cioè voglio dire, vabbè, in una casistica di persone culturalmente equiparabili. Uno dei due risponde mentendo, perché gli viene detto tu quando ti fanno delle domande menti, e l'altro invece dà delle risposte, oneste. Allora, l'esaminatore, Turing non ha detto quali sono le domande, lui dice secondo me questo è il metodo. Cioè, l'esaminatore deve fare a queste persone una serie di domande a suo piacimento, per arrivare alla conclusione di dire, signore A, signore B,
per me A mente e B dice il vero. Questa cosa si ripete n volte con persone diverse, la conclusione sarà che statisticamente, cioè statisticamente o comunque, anzi così non è neanche giusto dire statisticamente, il risultato sarà che l'esaminatore ha valutato la azzeccata per il 70% delle volte, no, diciamo su 10 test 7 volte è riuscito a riconoscere chi è il mentitore. Punto. A questo punto l'esaminatore ha di fronte una persona che risponde onestamente e un'altra persona che è una macchina. Lui deve capire che quella è una macchina. Se, cioè, in realtà il test di Turing non dice deve individuare la macchina, ripete questa operazione, diciamo, viene ripetuta n volte, se il numero 7, il 70% viene superato, vuol dire che quella macchina non è intelligente. Se il numero 7, il 70% si abbassa, cioè l'esaminatore non riesce a capire dove sta la macchina, vuol dire che quella macchina è capace di un'intelligenza. Questo è il test di Turing. Bene. Penso che qualcuno si sarà anche divertito a farlo, qualche volta è. La cronistoria di questa cosa non la so, però cioè, stiamo parlando dei primi anni dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, questo, cioè lui aveva, cioè, c'erano riusciti a decodificare questo benedetto enigma, che probabilmente è stato comunque un contributo sull'esito della guerra non proprio indifferente, no? E probabilmente, vabbè, diciamo che non c'aveva più tanto lavoro da fare e quindi ha pensato, cioè per lui il problema era come è fatta la macchina, no? Il modello del calcolatore secondo Turing non è esattamente quello che noi vediamo come calcolatore, però cioè, secondo me è una persona intelligente e fantasiosa, no? Ha messo appunto questa cosa che lui ha intitolato Game, che è il titolo del film. Beh, nel film secondo me questa cosa non traspare proprio nella maniera più assoluta, probabilmente hanno usato il titolo come una specie di attestato di stima per il personaggio, che indubbiamente è uno di quegli scienziati un po' sotto traccia, no? Che non è mai stato portato sugli studi anche perché era un omosessuale, cioè in realtà quello che dice il film è vero. Cioè, vero, credo che sia perlomeno molto vicino alla realtà, come può essere un film. Quindi, diciamo che era un personaggio storicamente scomodo, però secondo me gli siamo molto debitori per il passo avanti che ha fatto. E ancora, questa cosa non è... almeno che io sappia, accettate la mia povertà di conoscenza, però non conosco che ci sia qualcuno che si sia posto il problema in una maniera migliore. Mi sento di aggiungere questa cosa ed è per questo che mi ho voluto parlare, ma se io prendessi uno di quei ricercatori che sta facendo l'AGI, no? e lo facciamo diventare lui un esaminatore, ma secondo voi non le becca la macchina? Secondo me le becca. Quindi non sono intelligenti. Quindi la conclusione è che non sono intelligenti. Scusate. Vabbè, diciamo che abbiamo anche finito. Bene, grazie. È stato bello. Grazie. Una sola per te. Beh, seguo il discorso del. È comunque una maniera di stare insieme, no? Cioè, oggettivamente, cioè io spero che l'abbiate gradito, avrete sopportato la voce roca e il mio ogni tanto usare il turpiloquio. Ma fa parte essere. Deve essere una persona non costruita, ma proprio sai cosa. È bello.
Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Adesso vorrei aiutare a Nanni. Io non scappare che ti presento, che almeno. Ma io la signora la conosco. Sì, sì, sì. Ah,